Historia. Dark fantasy Renaissance setting for 5th edition. A merciless world full of dangers. Populated by anthropomorphic animal races. The continent of Vesteria has been shaken by a new discovery that could change everything. Everyone claims its share. Will you be ready to strive for it? Join the fight. E buonasera a tutti ragazzi. Buonasera. Eccoci qui che andiamo avanti quindi col nostro Historia, con quella che sarà la seconda sessione di fatto, ma l'atto primo. La prima sessione dell'atto primo della nostra campagna. Quello che avete visto la volta scorsa era nel futuro, o per meglio dire nel presente. Quello che giocheremo oggi, invece, è una storia molto precedente e probabilmente ci aiuterà a capire come mai è successo tutto quello che è avvenuto nella sessione scorsa. Nel caso specifico, ci troviamo in una città importante, molto importante, di Vesteria e del tutto l'universo di Historia. Si chiama Salsonero. Salsonero è una città al sud della Fossa Verde, una città molto famosa e anche, potremmo dire, anche molto, mi viene a dire, infamous, ok? In italiano non so se c'è una traduzione dettagliata, insomma, comunque famosa sia in positivo che in negativo. Morigerà. Non è vero. Non è proprio senso nero, ma va bene. Esatto, però va bene. Tutto quello che succede, immaginatevi questa città in cui le persone in cui hanno grande forza di volontà e grande impeto magari o grande passione sono in grado di ottenere praticamente qualunque cosa. D'altro canto, la minima mancanza di essere in grado di mettersi in gioco e spesso di sfidare altri porta alla completa sconfitta. Questa è la città praticamente, da anche come viene definita anche da manuale, dove i poveri sono i più poveri di tutta Vesteria e probabilmente i ricchi sono tra i più ricchi di tutta Vesteria. Abbiamo quindi dei grandissimi mercanti, dei grandissimi contrabbandieri, ma d'altro canto abbiamo un'estrema povertà. Abbiamo quindi delle classi sociali proprio agli estremi, ai completi estremi. E allo stesso modo abbiamo magari persone che si sono, diciamo, hanno avuto modo, insomma, di brillare per meriti tecnologici piuttosto che scientifici o cos'altro, e dall'altra parte di malfattori di incredibile bassezza, potremmo dire, che magari sfrutta i più deboli, eccetera, per i propri tornaconti. Questo, tra l'altro, se non ero l'unica città di Fossa Verde e anche una fra le poche in generale di tutta Vesteria ad essere governata da una rana, un rospo in realtà, più che una rana, il podestà Paddat, molto importante per quello che riguarda in generale tutta la città, perché ha un'opinione divisa a metà nel popolo. C'è chi lo vede come colui che, partendo da zero, è riuscito quindi a diventare il governatore di una città così importante, una città portuale, commerciale così importante,
c'è chi lo vede invece come uno che pensa soltanto in realtà ad arricchirsi il più possibile, e anche a scapito, senza troppi problemi, di chiunque altro non sia intenzionato a opporsi in qualche modo alla sua, al suo potere incondizionato e alle varie mafie, eccetera, che potrebbero girare in questa situazione. In questo contesto, noi giochiamo, e nel caso specifico, giochiamo in un giorno, diciamo, di festa, potremmo dire, in cui c'è una celebrazione del nostro podestà, Paddat. La città, quindi, è piena, zeppa, di festoni e anche di banchetti vari. Sono parecchie persone che provengono da tutta Vesteria e in realtà tutto l'anno ovviamente è molto frequentata come città, visto appunto la sua importanza commerciale, ma in questo giorno in particolare le gente si riversano qui. Chi perché è interessato effettivamente un po' a scoprire di più di questa città, chi al contrario magari vuole trarne profitto in qualche modo. Quindi immaginatevi, se siamo vicini al mare, quindi ovviamente suoni ovviamente di risacca delle onde, vari versi, insomma, provenienti da tutti gli abitanti di questo posto, che sono lì che sghignazzano piuttosto che urlano di gioia, non l'odore del sale, ovviamente, ballo importante qui. E nelle vie, insomma, di questa città, piano piano, la nostra telecamera immaginaria si punta su i nostri protagonisti, uno alla volta. Partiamo dal primo, cioè Attilio, interpretato dal nostro Momi, che intanto ci spiegherà un attimino qualcosa del suo personaggio e poi ci racconterà, insomma, che cosa sta facendo qui, in questo giorno, e perché. Allora, Attilio Scoi, è un alchimista, è un piccolo scoiattolo, quindi si attesta sul metro, metro e dieci, quindi svetta poco, soprattutto nelle vie di Salsonero, che immagino molto affollate, claustrofobiche spesso. E come dicevo, appunto, è un alchimista ed è ha appena terminato quello che è il suo percorso di studi e lo deve completare, diciamo, quella che è la seconda parte, ovvero scoprire il mondo, la vita, in quanto alchimista è sempre alla ricerca della conoscenza del mondo, di come funziona l'essenza dell'universo, e per farlo appunto comincia a viaggiare. E al momento si trova a Salsonero, quindi potremmo dire in Erasmus, ecco. Perché appunto, per quanto sia diplomato, in realtà è un po' come l'esame per diventare Hunter, no? Ha passato quello ufficiale, cioè quello non ufficiale, adesso deve capire come funziona il tutto. E quindi niente, in realtà semplicemente sono in giro per Salsonero e in questo momento sono nella zona, diciamo, del mercato, ecco, e che sto esplorando perché Attilio è cresciuto praticamente completamente a Montetorto, che è la scuola di magia e alchimia che si trova nella Confederazione, e sta scoprendo, diciamo, nuovi ingredienti, nuove merci, nuovi prodotti, sia conoscendo le persone che appunto conoscere quello che il mondo ha da offrire. E niente, appunto, sto girando il mercato cercando di controllare i banchi e vedere se c'è qualcosa di interessante, anche qualche spezia, qualche reagente, cose del genere che possano tornare utili in futuro. Certo, beh, ce ne sono sicuramente parecchie, anzi, nella zona del mercato poi effettivamente ci saranno un sacco di odori che si intersecano, no? Tra tutte le varie spezie, tutti i vari banchetti, effettivamente. Ogni tanto qualcosa di più acre, perché appunto magari sono dei materiali alchemici, e comunque non è che sia ovviamente estremamente diffusa l'alchimia in questo mondo, ma gli alchimisti sono sicuramente una risorsa molto importante, probabilmente ce ne saranno anche in questa città. A questo punto poi la telecamera, appunto, dopo quello che ha appena descritto il nostro Momi, si sposta e si muove poi verso un cinghiale. Un cinghiale interpretato
dal nostro Luca, detto Aldarico. Allora, Aldarico è un cinghiale di mezza età, nato e cresciuto nella Confederazione, e per varie vicissitudini è poi finito qui appunto nella Fossa Verde, specialmente a Salso Nero, alla ricerca di informazioni su quello che gli è capitato in passato, in un passato abbastanza burrascoso. Ha lasciato nella Confederazione un figlio, a cui praticamente ha dei contatti molto sporadici, e diciamo che deve dei ringraziamenti a chi gli ha salvato la vita. Quello che sta facendo qua a Salso Nero è cercare alcune informazioni su ciò che gli è successo in passato e capire come sono le persone di questi luoghi, anche perché lui, essendo cresciuto in Confederazione e avendo attraversato soltanto la parte nord della Fossa Verde, determinate tipologie di persone gli sono state raccontate come appunto gli scarti della società. E quindi fra virgolette c'è anche la curiosità di capire come sono realmente, com'è l'altra campana, e dall'altra c'è appunto questa fra virgolette esperienza di vita della sua mezz'età che lo porta ad essere, non dico completamente neutrale nei confronti di determinate cose, ma tendenzialmente diventa opportunista quando gli serve. Ecco, è un po' così, ma molto molto tranquillo come personaggio. Bene, bene. Ed è da qui poi invece che passiamo al prossimo, una volpe, interpretata dal nostro Andrea, Arsène. Ok, allora, Arsène è originario del Sacro Regno, del Ducato di Poulterier, nato lì, diciamo, tra, appunto come volpe, in una comunità di volpi, tra canidi, non è mai stato ben visto fin dal principio. Tant'è che a un certo punto il Sacro Regno portò la guerra nel suo villaggio e in un qualche modo venne imprigionato e poi venduto a degli schiavisti di Fossa Verde. Lavorò a buche buie fin dalla tenera età insieme ai genitori, che in realtà persero la vita date appunto le crude modalità nella quale appunto questi lavoravano e versavano, rimasto orfano molto presto, ha dovuto cavarsela con le sue sole forze fino al principio, fin quando in realtà non ha incontrato una banda di furfantelli come lui, che anche loro orfani, diciamo, in un qualche modo approfittando di una delle grandi rivolte di bocche buie, è riuscito a scappando tra varie vicissitudini eccetera eccetera, arrivò purtroppo da fuggitivo bandito nelle foreste nei dintorni di Buca Buia di Fossa Verde, tra Salso Nero e Cantagallo, mi sembra, una roba del genere, nel paese, ok, sempre di Fossa Verde. Fu catturato lì e dal podestà proprio e portato in catene a Salso Nero, dove divenne nuovamente schiavo, lavorando nelle cave di sale che hanno fatto la ricchezza, diciamo, di questa città. Da lì è stato salvato da quella che è la fazione, diciamo, di cui lui adesso fa parte, ossia l'esercito del popolo, dei ribelli, dei combattenti per la giustizia, per appunto i più poveri. Come è stato detto in introduzione, comunque Salso Nero, le differenze di classi sociali sono molto evidenti, perciò lui è sempre stato, diciamo, in quella parte di società malfamata, povera e bisfrattata da tutti. Ha sempre visto con odio quelli che, diciamo, si sono arricchiti sulle spalle altrui, col commercio, specialmente con la tratta degli schiavi. Arsène ha una doppia identità. Di giorno lui è un maestro di storia e filosofia presso la biblioteca cittadina, mentre di notte invece combatte insieme ai suoi compagni dissidenti del Esercito del Popolo con una nuova identità, con un'identità che si è inventato lui, ossia Arsène Le Cappe Tente, che significa la cappa spenta. La cappa spenta perché lui gira con questa cappa nera, che tra l'altro di giorno invece è vestito normalmente, quindi con un classico, non so, tipo come si veste un maestro, vabbè, in modo molto umile comunque, niente di particolarmente vistoso.
Invece di notte è vestito di nero costantemente e indossa anche una maschera per non farsi riconoscere, dove appunto compie i vari colpi eccetera. In questo momento si trova data questa celebrazione, no, del Paddock, che vede comunque del movimento eccetera su alcuni tetti di palafitte verso il centro, diciamo, di questa di Salso Nero, ed è lì che osserva comunque la gente di passaggio e i vari soldati del podestà insieme ai suoi compagni. Anche se comunque è vestito normalmente, ed è lì che reca con sé i suoi libri e il suo monocolo segno distintivo. Ha un'aria un po' malinconica, un pochino, ma poi approfondiremo più avanti il perché. Approfondiremo. Va bene. E per ultimo abbiamo un maiale, il personaggio interpretato da Fausto. Un porco, non un maiale. Hai ragione. Hai ragionissimo. Oh, l'ha chiamato maiale. Non si fa chiamare maiale, non insultate. Il nostro Alcimo. Posso fare io il timon del tuo Pumba del futuro? Me la voglio prenotare. Fai il timon, mi piace, ci sto. Ok, ci lavoriamo allora. Vai, scusa. Un grosso grasso maiale, si potrebbe dire, porco, salta subito all'occhio, un po' perché è decisamente grande per lo standard dei maiali, dei suini, l'altro perché sempre ha la camicia, vestito come sempre sbrindellato, con macchiato di sangue in più punti, che lui tiene come una reliquia, diciamo, nel senso che è un mortificato, ha nel suo passato ha incontrato la Chiesa delle Ossa, la religione della Chiesa delle Ossa, è stato preso e accudito da un tarso che l'ha praticamente instradato verso questa filosofia di vita. Lui l'ha presa talmente tanto a cuore da diventare tutt'uno con la Chiesa delle Ossa, nel senso che la carne non serve più, è inutile, solo le ossa sono importanti, e quindi se la mortifica e se la continua a tagliare pieno di cicatrici, e la cosa alcune volte le lascia anche addirittura aperte senza neanche doverle curare. In questo momento si trova a Salso Nero perché con un gruppo di questuanti a chiedere l'elemosina per la chiesa. È l'unico del gruppo mortificato e lo schivano abbastanza perché nel gruppo della Chiesa delle Ossa i mortificati sono un po' lasciati separati, in questo momento al mercato appunto a chiedere l'elemosina. Non si lava, puzza. Ovviamente. Le cose della carne sono inutili, solo le ossa. Cioè. Giustissimo. Puzza di metallo più o meno, perché il sangue raggrumato, cioè quell'odore, per di più non si lava molto, mangia nella spazzatura perché non c'è niente, quindi è un questuante che chiede l'elemosina, quindi... Certo. Di bracciola poco cotta al sangue. Esatto. Diciamo che sei nella scala dei. A te sei nella scala, sei in quelli medio bassi, io sono ancora in quelli più bassi. Proprio a livello. C'è da dire che a quel livello lì ce ne sono comunque parecchi. Diciamo che questo tipo di manifestazione ovviamente attira molte persone al cercare di. Magari appunto racimolare qualche soldo appunto via limosinando sostanzialmente, quindi avrete il vostro da fare, avrete competizione, ecco, potremmo dire. C'è da dire che voi almeno avete la religione dalla vostra parte, questo potrebbe aiutare insomma a portare qualcuno. Certo è che la tua presenza sicuramente incuta il timore di molti, se non di quasi tutti, anche se comunque la popolazione diciamo della gente insomma che si vede soprattutto nel mercato è estremamente varia. Vi sono anche, per intenderci, degli urcidi, quindi comunque anche degli orsi, insomma gente anche abbastanza grossa, e quindi in realtà il tutto
diciamo che non dà particolari, come dire, è una situazione un po', diciamo atipica. Atipica, sì, atipica per Salso Nero, per chi abita qui, quindi soprattutto ovviamente parlo per Arsène, no? Sai bene questa situazione, insomma, questo tipo di festività quando avviene cambia molto il mood della città. Diciamo che si tende un pochino a lasciarsi dietro i problemi, ok? Spesso anche in modo comunque potremmo dire patetico, cioè nel senso, spesso anche chi magari tutto il resto dell'anno insulta costantemente Paddat, in queste situazioni magari da ipocrita, ogni tanto ho sempre i miei soliti problemi di creazione di parole, da ipocrita festeggia pesantemente in questi giorni, ok? Chi ubriacandosi, insomma, con gli ultimi suoi soldi o qualunque altro. Detto questo, comunque, effettivamente per Attilio, anche tu sei nel mercato, chiaramente, sicuramente il personaggio di Fausto è molto riconoscibile in mezzo alla folla, eccetera. Anzi, decisamente. Anche se non ho capito male, comunque, anche gli altri personaggi, meno male, girano per la città, quindi considerate che, come vedete anche dall'immagine che vedete qui, di per sé non è troppo estesa, ok? Quindi, bene o male, siete tutti molto vicini in un modo o nell'altro, solo che nessuno ovviamente al momento ha la minima idea di chi altro si trova davanti. E sta venendo sempre di più l'ora di quello che è una specie di discorso, potremmo dire, tenuto da Paddat in persona. Non so i vostri personaggi come vedono questa cosa, e quindi ve lo chiedo, nel senso, male, se qualcuno di voi è interessato, esatto, se è interessato a partecipare o cos'altro. Ottimo, è un'ottima soluzione per recuperare dei soldi. Io mi metto col padellino a girare attorno mentre fa il discorso, cioè, più massa di così. Esatto, infatti, perché la gente tende un po' a, diciamo, a raggrupparsi nella zona di Vitas. Praticamente stanno venendo ultimati i lavori di preparazione di quello che è un piccolo palchetto dove probabilmente lui verrà poi portato. Sapete che praticamente tende a farsi portare, sapete, no, con il non so adesso come si chiama, però quello con i quattro, la portantina. Esatto, tipo, esatto. E spesso seguito, questo per chi è della città o comunque è informato al riguardo di questo, da un consigliere, una salamandra sostanzialmente, di cui poi parleremo dopo. Anche questo molto particolare, ovviamente, che vi sia questo tipo di famiglie in una città di Vesteria, ok? Sono molto rare in ogni caso. Sì, infatti vengono visti un po' come alieni, tra virgolette. Esatto, anche, esatto. Esattamente. Ed in mezzo quindi a questa folla, a questo mercato, e a questi fiumi di persone che praticamente stanno convogliando, no? Verso questa zona, che vi darei un giro, insomma, di narrazione per uno. Questa ovviamente la trattiamo anche per, insomma, per spiegarlo anche agli ascoltatori in generale. Historia, nonostante comunque usi di base il regolamento di insomma, il D20 System, ha un bel sistema di scene, compreso tutto un discorso di scene di narrazione. Questa è una di quelle, direi. Quindi, in narrazione condivisa proprio, lascerò a voi uno per uno, seguiamo lo stesso ordine che abbiamo seguito prima, nell'aggiungere dettagli o narrare effettivamente quello che fa il vostro personaggio, considerando che manca poco, per dire, per intenderci, la mezz'oretta, 40 minuti, a quello che sarà questo discorso, che probabilmente sarà uno degli eventi più importanti. Da lì
voi sapete che partito partito vabbè, la posizione però parte sei, sei rimasto partì ok vabbè. ci sei ok, ci sono sì, da lì partirà la vera festa effettivamente. Cioè, finito questo discorso ovviamente partiranno i festeggiamenti, ok, veri e propri. Quindi siete poco prima del... esatto, quindi Attilio. No, allora, io come dicevo ero al mercato e in questo momento sto mettendo, ho appena pagato con qualche moneta di rame un sacchetto di spezie che non ho mai visto, che in realtà è paprika, e quindi sappiamo che ho della paprika per il futuro. Tu lascia fare. E che appunto non ho mai visto, e sono a questo banco che per me è parecchio alto, cioè mi era appena spunta oltre la testa, e mi immagino un alce proprio per dare quel bel distacco di altezza. E mi scusi signore, volevo chiederle, ma dov'è che si dirige tutta la gente? Sai, io sono arrivato oggi e non sono molto esperto della zona. Lui alza il braccio e lo zoccolo, no? Indicandoti praticamente proprio una direzione. Di là ci sarà il discorso del podestà. Non ne sei a conoscenza, piccolo? Piccolo, in realtà, guardi che... cioè, vabbè, lasciamo stare. No, cioè, io sono arrivato oggi, sono sceso da... Allora, non mancare. Da nord, da Monte Torto, sono arrivato stamattina e ho visto che c'è una festa, quindi era interessante. Poi il mercato, sa, tutte queste cose così interessanti. Io, per esempio, cos'è? Com'è che ha detto che si chiama questa? Che mi appena... Paprika. Ha a che fare con le anatre, con le papere? No, però... No, non arriva dall'isola Piane, no. Paprika. Ah, ok. Vabbè, comunque, il discorso del Paddat diceva che, se non ricordo male, è quindi il podestà della città, giusto? Sì, esatto, il governatore. Il governatore. E di cosa parla? Beh, farà il solito discorso su come è andata l'economia della città, che è fiorente, e che, insomma, solite cose. Poi io sono qui, insomma, in questo... I soldoni, spiega quanti soldi ha fatto durante l'anno, più o meno, lui e tutti gli altri, insomma, okay, mercanti, quelli un pochino più alti. Buone notizie, quindi? Dipende, sì, per loro sì, certo, per loro sì. Non è tanto quella cosa importante, la cosa importante sarà il dopo. Dopo partirà effettivamente la vera festa, inizieranno balli, musiche. Okay, anime, sempre più anime. Sarà anche una gara di poesia, addirittura. Da quello che so. Oh, ma tipo... Occhio che entrano le mosche. Sì, sì, cioè... No, beh, io ho partecipato a molte feste, sai, io vengo da una grande città, quindi io conosco... Comunque, la ringrazio, è stato molto gentile, e anzi, guardi, lasci che le dia anche una moneta di rame per il disturbo, e gli allungo un'altra moneta. No. Beh, lui apprende il ragazzo proprio, dice grazie, beh, sparisco dietro il bancone perché faccio un inchino. grazie, molto gentile. E allora vado di là dove va la gente, giusto? Sì. Grazie ancora, e vado, scusate, attenzione, i piedi. No. Al tuo no, ti ritrovi davanti uno zoccolo e una gamba abbastanza grossa, pelosissima. E stai attento. Sì, mi scusi. Non volevo... È che sai, io sono così piccolo e... Da dove hai detto che arrivi, piccoletto? Non l'ho detto, cioè l'ho detto prima al signore, esatto. Perché mi stavo ascoltando? Guardavo il banco. Da Monte Torto? Non va bene? No, tranquillo, ci sono passato. Era solo per capire se potevi conoscere delle persone, ma non si sa. Lascia stare. Cosa ti porta da queste parti? I professori e i miei compagni di scuola. Va bene. Sono molto spaventato. Ti faccio un pat pat e ti dico: no, ok, tranquillo. Purtroppo
ho alcune questioni risolte del mio passato e devo dire la verità che anch'io sono qui per la prima volta come te. E... Oh, allora possiamo andare alla scoperta all'avventura insieme? Alla scoperta sì, all'avventura è meglio andarci coi piedi di piombo e evitare di fare cose azzardate. Ma è tutta un'avventura, un posto nuovo, quindi per noi è un'avventura, no? Okay. Siamo come due giovani eroi. Lui si guarda, c'ha i peli bianchi, ti guarda. Sì, vabbè, giovani. Ma ci siamo capiti. Io guardo il banco, guardo intorno ai banchi e controllo se c'è qualcheduno che ha della polvere da sparo. Che vendono, se sarà... vendono munizioni a polvere da sparo o sono soltanto banchi. No, no. E basta. Ci sarà sicuramente. Magari non è ovviamente nella via principale, chiaramente sarà un pochino più defilato e non sarà ovviamente un mercante ufficiale, ma sicuramente. Io ti dico, sta guarda, cercando qualcosa? Sì, cerco anch'io delle polveri tipo le tue, ma per questa e vedi una piccola canna che spunta dalla gamba. Sì, aspetti un attimo, guardi. Comincio a ravanare su questa borsa che è grossa quasi quanto me. Ne ho poca, però magari la guardo. A me non serve adesso, quindi non si preoccupa. Perché dovresti avere della polvere da sparo? Io ho un sacco di polveri. La apro e uso il fatto sopraffino per capire cos'è. Era la paprika. Sniffo su, sniffo quello che c'è dentro. Cos'è? No, è polvere da sparo. Io suppongo di avere. Si tratta di polvere liquidi strani. Io un po' tutto. Sì. E poi lo sparo è anche di buona qualità, probabilmente. La chiudo, la metto via e ti offro un passaggio. Vedi che ti guardo. Perché? Evito la mano e mi arrampico sulla schiena. E parto dritto per dritto verso dove c'è il discorso, lamentandomi del fatto che costruiscono i palchi veramente male. Mi senti confabulare sul fatto che quando facevo i palchi io li facevo meglio. Ok. Io mentre loro penso che fa così dietro, se faccio tipo loro tirare gli occhi. Oddio, un boomer. Mentre loro si avvicinano, io sto chiedendo l'elemosina, voi vi accorgete di me prima dall'odore che dalla persona. E signori, avete qualche moneta? Oddio, ma lei è malato, è ferito, ha bisogno di cure, ho qualcosa, no. Sicuro, come no? Devi aver passato dai brutti periodi. È la mia essenza. Sì, ma lei perde sangue. Dove? Cioè, ovunque. No, è vecchio. Non ho ancora fatto le abluzioni quotidiane. Ho capito, cioè, però capisco la sua religione, ma ok, scusi. Avete una moneta? Io gli lancio una moneta e ti chiedo, perché passi la tua vita ridotto così? Cosa ti porta ad essere ciò che sei? L'essenza dell'essere è all'interno di noi, non all'esterno. Sì, ma così muori prima. Se gli antenati hanno deciso questo. Esso gli farebbe piacere morire. Poi ti spiego, loro sono strani. Se gli antenati hanno deciso così, morirò prima. Ve l'ho detto che è strano. Ok. Vivi qui? No, sono di passaggio. Anche voi? No. Vivete qui? No, io sono di passaggio. Allora vi potreste dare anche un piatto caldo. Non ho ancora pranzato. Non ce l'ho caldo. Cosa c'ho dentro? Aspetta un attimo. Se vuole della carne secca. Va bene. Tra l'altro lui ha un sacco di cose. Pesce secco in realtà. Di cosa la carne? Pesce secco. Ok. Voi due. Questo tipo così, no? Quindi avete. C'è Alcimo qui e voi due, no? Che siete davanti a lui che state parlando. Voi vedete dietro di lui che si sta avvicinando, no? Uno appunto quello che è un tipo
non mi ricordo adesso la famiglia specifica, però insomma i cani domestici, ok? Una femmina, vedete che è praticamente ha i simboli, no, della chiesa delle ossa, che si stava avvicinando, probabilmente proprio nel cercare lui, no? Però vede che con quest'ultimo scambio di parole che avete fatto con lui, lei poi si ferma un attimo, no, e fa proprio un po' come per dire, poi fa finta di niente e riprendeva via, come per dire finalmente me lo sono tolto di mezzo, no? Più o meno questo. E più o meno questo il stava indo a recuperarlo, ma poi ti vede poi sì, così è lì che saltella, sì, esatto. Quindi voi, okay. Voi due avete modo di vedere questa scena qui. Allora, io invece sono comunque su uno, come avevo detto, su uno di quei tetti, sì, che appunto sovrasta il mercato, e vedo insomma questo animato gruppetto al di, sì, sotto. Innanzitutto mi rivolgo a quelli che sono con me dicendo: mi raccomando, confondetevi bene con la folla, non dobbiamo colpire nessun obiettivo oggi, quindi cerchiamo di girare in modo più credibile possibile, senza fare troppo rumore. Chiarissimo, siamo esperti in questo dopo tutto. Già già. Ma perché Andre ha sempre in questa campagna ha sempre un gruppo di sottoposti? No. È vero, il capo degli informatori, delle spie. Nessuno, sono capo di nessuno, sono capo di consigli. Ti stai comportando così però. Roger, non è che sono lo stesso personaggio, in realtà ci nasconde qualcosa. Mi è pure quello. So. No, l'altro volta ti dico poi, siamo sicuri che comunque non potremmo sfruttare questa situazione a nostro vantaggio comunque? Dice uno che tu lo conosci, c'hai avuto già a che fare con questo qua, di fatto è anch'esso un coniglio, si chiama Ambrogio. Ambrogio. E col passo. Potremmo sfruttare. Potremmo sfruttare occasione nostra. Ambrogio. Beve di Ambrogio, la pazienza è la virtù dei forti. Dobbiamo aspettare il momento giusto, osservare bene la zona e poi colpire il momento giusto, ma non subito. Mischiarsi tra la folla, come ci ha insegnato Nessore. Certo. Guarda, Aldarico, c'è una volpe con una baguette. Se avessi mai percepito un attimo un francesismo lontano. C'è una volpe che parla con un coniglio. Faccio roteare la pistola dove? Immagino tutti con la baguette sotto braccio. Con una mano scassino e con l'altra mordo. Tio, è come alle feste di paese, quale spariamo prima? Non male che non era una papera, se no la battevi. No, non mi sento. No, ovviamente no, no, ovviamente grazie. No. Lui allora poi, quindi, non so se avete un tipo una specie di saluto, immagino, comunque tra di voi. Boh, facciamo questo così. Ok, perfetto. Ambrogio lo fa, insieme a lui anche altri due che erano lì con te. Uno che era invece un tipo un topo, per intenderci, un topino. L'altro invece era un furetto. Ok. Che praticamente come vi salutate, vi sparpagliate, no? Mi immagino proprio loro che uno di loro, il furetto, si butta semplicemente giù, cioè scende giù dal tetto. Gli altri due si separano e iniziano proprio a disperdersi sui tetti e poi probabilmente a dividersi. Sapete semplicemente che poi quando vi servirà avrete un luogo specifico in cui poi reincontrarvi per poi insomma discutere di eventuali aggiornamenti. Assolutamente. E io ho detto questo, praticamente faccio un saltello, comunque so abbastanza come muovermi, diciamo, silenziosamente sui tetti, lo faccio da molto tempo, conosco bene Sasso Nero, conosco bene le strutture, quelle un po' più fragili, quelle un po' più solide, e approfitto appunto di un ceppo saltando giù e poi successivamente di un tendone per fare una sorta di saltello e buttarmi in mezzo alla folla. Da lì mi sistemo. Mi avvicino al gruppo di Attilio, Aldarico e Alcimo, dicendo: buongiorno, messeri.
Mi sembra che siate nuovi di queste parti. Sì, ma perché lei è una baguette? Io non ho nessuna baguette. Mi giro verso... Cos'è una baguette, signore? Mi giro verso di lui. Una moneta, grazie! E di grazia, perché dovrei dargliene una. Meglio se gliela dai, visto quanto è grosso. Beh, la chiesa! Oh, no, non... Non credo in certe cose. Io credo cosa? Credo solo in una cosa, in questo. Il cranio. Il cranio. Esatto. Anche qui ci sono diverse ossa. C'è il temporale, c'è l'occipitale. Beh, quantomeno vedo che siete assicurato. Di certo, se avete potuto ricevere un'istruzione di questo tipo, non vi servono dei soldi. Ma cosa ci fai tu qua? Non servono a me. Servono alla chiesa. Ok, io mi guardo Aldarico. Dico, cosa ci faccio qui? Beh, in realtà vi ho sentito parlare, ho sentito che bazzicavo qui sempre tra i banchetti, come state facendo voi, giro il mercato, e ho sentito che uno di voi viene da un certo posto, uno di voi altri viene dall'altro, in ogni caso non sembrate gente del posto. Quindi magari vi serviva una guida per questa grandiosa occasione di oggi, celebrazione del grande podestà. Conosci l'intasto? Io lo so, adesso c'è il Pandat che fa il discorso che siete tutti più ricchi dell'anno scorso e poi si festeggia e si beve, si balla, ci sono i fuochi d'artificio e tutte cose bellissime. Esatto, non bisogna. Sono sicuro che una creaturina come te vorrebbe un posto d'onore, almeno per vedere meglio, diciamo. No, ma io vedo già benissimo. Al colletto di Alberico. Sì, no, beh. Certo. E dove sarebbe questo posto d'onore? Migliore? Assolutamente. C'è una balconata non molto distante. A me non piacciono i posti alti. Di solito chi fa così porta le altre persone a staccare qualche pelle. No, niente di tutto questo. Ci rimettiamo le ossa. No, non è certo. È una città brutta. Ho capito. Beh, che ti devi autoflagellare, però figlio mio, a un certo punto calmo, La bellezza, come si dice, mio signore, negli occhi di chi guarda, o sbaglio? Tu vedi, tutti siamo belli, vedi Alberico che con la vista a 310 gradi gira gli occhi così. Io in questo tiro fuori uno specchietto dalla borsa e comincio a guardarmi gli occhi. Va bene, signori, in ogni caso vi ho offerto un'occasione, se volete venire con me. Una moneta! Non ti darò una moneta, maledizione. Non puoi venire perché con noi. Perché insulti la gente? Io però ci voglio andare sulla balconata, messere. Se si vede meglio. Mi piace. Non sto insultando, messere. Non dica fandoni. Non possiamo andare ad ascoltare il discorso del Paddat. Io andrei ad ascoltare il discorso. Inizierà tanti per soldi. Tra poco. Bisogna stare in mezzo alla gente. Tanto tu attorno a me si allontanano perché puzzo come un cataletto. Cioè, esatto. Le foglie in confronto puzzano meno. Esatto. Diciamo che si forma proprio il vuoto intorno al gruppo. Perché tra la presenza di Alcimo in generale, voi che parlate tra di voi, insomma, più o meno animatamente, proprio la gente in realtà che vi evita il più possibile. E ti chiedo, dov'è questo posto quindi? Dov'è questa balconata? Allora, ma non vedete, dobbiamo andare in balconata. Vedete, serve andare in mezzo alla gente per recuperare i soldi. Posso dire, messere, che lei è un po' maleducato, un po'. Dovrebbe far parlare la gente. Perché stavo parlando e non è la prima volta che mi interrompe. Mi scusi. Dicevo, più avanti c'è una statua, la vedete là? Quella statua dorata dedicata a Paddat e alla sua consigliera, Nishun, quella salamandra.
vedi che indico queste due statue che sono vicino a quello che è una costruzione fatta di mosaici. Infatti le case più ricche me le immagino comunque con questi esterni, sì, sì, tipo delle città tipo del sud Italia, no? Con adesso non so bene, cioè, immagino che ci siano tipo dei motivi a mosaico. Sì, ho anche un'altra immagine che puoi vedere tra l'altro, oltre a quella lì, che è molto bella, per il simbolo che c'è anche quello che sarebbe il palazzo, tra virgolette, il podestà, che è proprio forma di rana. Sì, che nella mappa si vede a sinistra, vedo. Sì, esatto. Però questa, insomma, quest'altra illustrazione carina per darvi, no, un secondo punto di vista del posto. Esatto, noi siamo praticamente in questa parte al di sotto, forse, esatto, del palazzo, sì, giusto? Esatto, okay, esatto. Come vedete, là c'è il palazzo del Podestà, imponente, di recente ha subito delle ristrutturazioni, un po' qui, un po' là. D'altronde, ultimamente c'è stato un arricchimento, diciamo, della parte alta della città, e quindi diciamo che temo lei si debba contraddire. Ecco, è una bella città, quella di Salso Nero. Bisogna guardarla dalla giusta prospettiva, ecco. E detto questo, andando più avanti, oltre a quelle statue, oltre a quegli altri banchetti del mercato, c'è la parte della caserma degli soldati del Podestà, e poco oltre c'è per l'appunto il palco del mercato dove si terrà questo discorso, e al di sopra, chiaramente da qua non si vede, dobbiamo andare un pochino più avanti, c'è proprio la balconata di cui ho parlato. E tra l'altro è una balconata accessibile perché è una locanda, in realtà, quella dalla quale si vede meglio il discorso, da cui si vedrà meglio il discorso. La locanda della Puzzola Striata. È il mio posto! Che è quello dove si farà la gara di poesia, tra l'altro. Beh, io parteciperò. Sicuramente ci sarà da bere. Quanto ne volete? Ti porgo la mano, ti tendo la zampa. Io la stringo, tra l'altro vedi che io la tenevo prima nascosta, no? Perché ho le maniche molto più lunghe in realtà di quello che dovrebbero essere. Tipo esce questa mano, questa zampa da volpe molto ossuta in realtà, con varie parti della pelliccia in realtà che mancano, ma cerco di nasconderlo un pochino, quindi proprio una mano timida a mezza manica così. Tipo, che te la stringe. Tu, stringendo la mano, vedi un anello con delle iniziali sopra. Così. Oh, messere, che bel ninnolo che si porta appresso. Anello di famiglia. Mi sa che te lo vuole rubare. Da come si comporta, è sicuramente un delinquente. Vedi gli occhi sempre che girano a 310 gradi. Venite con me che vi porto in quella locanda. Non succede niente, tranquilli. Sono sicuro che dopo questo giro che vi farò fare verrà sfatato il mito del fatto che a Salso Nero ci non sono delinquenti. Non neanche le mani nascoste, dove non si può vedere se c'è un pugnale. Io guardo il maiale, di cui non ci siamo ancora detti i nomi, e ti dico... Vedi che mi giro e faccio un picchio sulla pistola, metto dentro la polvere da sparo e la carico, la riposo e dico: non ti preoccupare. In ogni caso, facci strada. Io sono Reynard, un piacere conoscervi. Aldarico. Alcimo. Io sono Attilio. È un gran piacere fare la vostra conoscenza. Bene, allora... Ti porgo la mano, andiamo. Sporca di sangue, ragrumato e di zozzeria varia. Ti porgo l'altra mano, ma con tutta la manica. Esatto, con la manica. Giustamente. Piacere. Piacere! E scuoto forte, perché... E se tu mi scuoti la manica, perché la mano è la zampa è giù. A tutti faccio la stessa, gli do la mano e poi piacere! E scuoto forte. No, guardi, mi devo tenere, se no cado. Tra l'altro scrollandomi, che era ben... Fino adesso cosa ho una mano libera. Scrollandomi, che era ben coperto, c'è un tipo un arco corto che spunta da fuori, così. Adesso lo vedete. Avevo detto io che avevo delle armi nascoste.
Beh, sono armi chiaramente per difendersi, non si sa mai. Io c'ho un mazzafrusto, quindi... Beh, vedo che allora siamo d'accordo. Bene. Ma lui non lo nasconde mica. Perché lei lo nasconde? Messo qua. Beh, vi consiglio di tenere nascoste le armi, perché se i soldati del Podestà dovessero trovarvi con certi almenicoli armi particolari e o particolarmente preziose addosso, beh, talvolta alcuni di loro sono particolarmente capricciosi e potrebbero anche sequestrarvele per il punto. Ce l'ho la spada, quindi? Spadino. No, non credo che quello faccia gola. Se non gli viene la scabbia a toccarlo. Io indico in realtà al Darico più che altro. Te la pistola in vista. Adesso che Alcim ha questo accento, la prendo e la metto sotto il panciotto. Ah, ok, quindi non si vede. No, no, l'ho tirata fuori, l'ho caricata e poi l'ho rimessa. Ah, ok, allora non l'ho vista io. Perfetto. No, 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 l'hai vista caricata. Ah, ah, ok. E poi okay, quando me lo dici la metto sotto il panciotto. La nascondo sotto. Ok, ok, allora andiamo. Penso. Perfetto, sì sì. Mentre che voi andate, ovviamente passate proprio da quello che era il distretto prima, che potremmo dire che era una specie di medio-basso, e comunque appunto c'era appunto varia gente che appunto faceva l'elemosina, no? Piuttosto che comunque si vedeva che era un livello, insomma, si parla di classi sociali più basse. State pian piano andando verso la zona più rinomata, ok, più ricca, a dimostrazione appunto delle statue di cui ha appena parlato prima il nostro Sen, e dei vari palazzi appunto che iniziano a essere sempre più colorati e sempre più curati, e si staglia proprio mentre che uscite, no, da questa stradina, davanti a voi questa struttura, no, a forma di rana, che è proprio il palazzo. Si vedeva già da prima chiaramente, perché come avete visto da quelle immagini è una struttura imponente, però adesso la vedete nella sua interezza. Vedete proprio sotto, subito sotto, questa piazza, anch'essa gremita di banchetti e di gente varia, e di questo palco che sta venendo ultimato. Non particolarmente complesso nella struttura, anzi molto basilare, ma decorato con un sacco di tendoni, sapete, quegli spessi rossi, no? Con gli intarsi dorati, per dire, roba di questo tipo, e anche con quelli che sono degli incensieri, probabilmente proprio a nascondere in generale la puzza in generale che si produce vicino al fatto che, se vedete anche dalla mappa, quella che invece abbiamo qua davanti, il palazzo dà proprio su una zona di mare, ok? Dove poi c'è il porto, eccetera, quindi sicuramente anche lì un po' di olezzi vari sicuramente ci sono. Sentite quindi il profumo in realtà di questi incensi, che non sono però incensi paragonabili a quelli che tu, Alcimo, per esempio, potresti aver sentito per la Chiesa delle Ossa. Sono qualcosa di più orientaleggiante, per intenderci, come sapori, ok? Come profumi. E qui anche iniziano ad esserci anche le guardie, ok? Cosa che prima non c'era minimamente. Qui quindi c'è un po' di controllo, ma in realtà non è che fermano la gente, gli chiedono cose o similare, ovviamente. Però chiaramente attirati i loro sguardi, chi più chi meno, soprattutto ovviamente Alcimo, sopra a tutti. Non so come mai. Anche perché queste guardie non sono in generale da famiglie particolarmente imponenti, cioè sono magari canidi piuttosto che mustelidi, piuttosto che per esempio magari qualche roba tipo cinghiale o similare, però niente di enorme, non ci sono degli armadi sostanzialmente. Quindi in realtà lo sguardo viene subito deviato, un po' intimoriti probabilmente anche dalla stazza, insomma, di Alci. Ciò non toglie che praticamente vi trovate davanti alla puzzola striata. La trovate proprio subito, come voi vi affacciate sulla piazza, ve la trovate praticamente subito.
subito a fianco, molto riconoscibile ovviamente da questa insegna, no? Con questa coda di puzza, tipo. Dall'odore anche. Probabilmente anche dall'odore, sì, soprattutto per chi ha l'olfatto, se qualcuno di voi ha l'olfatto appunto acuito, sicuramente lo sa. Guarda un attimo. Direi che io mi ci trovo benissimo. E vedete già da fuori, tra l'altro, che c'è della gente che è lì che beve, che insomma è fuori dalla locanda, ma ci sono, per intenderci, quelle specie di, no, non so come, di soppalchini, come chiamarli, sull'esterno della locanda, dove uno può appoggiare, per dire, i bicchieri o roba varia mentre sta fuori a mangiare, banconi, tipo dei piccoli banconi, sì, esatto, piccoli banconi sull'esterno della locanda. Vedete, Trespoli, appunto, anche qua Trespoli, magari. Ah, sì, tipo, anche tipo c'è anche qualche seggiolino, per dire, a Bavaria, sia per voi sia effettivamente anche per Aviani, quindi ci sono proprio anche appunto delle specie di Trespoli, davvero. Questa gente che sta bevendo, sai, il classico liquore XXX, no? Ah, proprio. Sì, durissimo, per veri uomini, per veri animali duri. Ma quindi quella è la famosa birra? Beh, qualcosa di simile in realtà, ma non ti consiglio di berla. Non so se il tuo corpicino potrebbe reggerlo. Ma la birra, mi hanno detto che è leggera come alcolico. Beh, la birra di altre città, questa è un po' particolare, diciamo allungata. Ne ho una bottiglia portata di mano? Di zampa? Ma se la allunghi dovrebbe essere più leggera, no? Diciamo che da queste parti abbiamo un concetto di allungare le cose un po' diverso, sì, dal resto della... Io allungo la zampa. Okay. Allungo la zampa alla bottiglia e tiro una golata. Ok. Io mi immagino, d'altro, mentre che c'è questo discorso, c'è proprio davvero lì un mentre di discorso di Attilio, immagino un Barbagianni che appunto strangugia davvero una, anche lui un pezzo di quello, e cade proprio avete immaginato sul trespolo, che bene, esatto, cade proprio giù. Io domani salto giù come un controllo. Ecco, cioè, esatto, vedi, esatto, così come fate, esatto. signor Barbagianni lì proprio. Ma ci siamo seduti? Tiro fuori dei sali, no, sta ancora fuori in realtà. Dov'è il posto dove si vede? Allora, noi ci spostiamo a cercare il posto dove si vede meglio il discorso. Se c'è qualcuno, mi ci avvicino, proprio gli alito anche un po' vicino in faccia per spostarlo in maniera tranquilla. Non alzo le mani e mi ci siedo molto vicino, praticamente. E aspetto quei 5 minuti che se ne vadano. Okay. Penso meno di 5. Sì, 4. Sì. In realtà l'interno, cioè, quando entrate nell'interno, vedete tutto bello pieno, anche perché probabilmente un terzo del locale è stato adibito proprio per quella che sarà questa gara, no, di poesia, che avverrà poi più avanti. Non mi ricordo, tu Arsene che dici, vuoi conoscerlo già, il proprietario del posto, o no? Sì, mi immagino sta puzzola molto arcigna, con una benda. Esatto, ci sta. Mi piace. Di nome Iago. Sono preoccupato, l'ho rianimato il Barbagianni, perché poverino si deve essere fatto male. Secondo me no. Sì. E lì, effettivamente inizialmente c'è avuto un po' di paura, perché non russava né altro, respirava molto lentamente, poi dopo un po' il ritmo è tornato normale, quindi io sono lì con i sali e faccio: Aldarico, credo stia morendo. Si riprenderà tranquillo. E io, se ti dico alla frase che dice lui, credo che stia morendo, sono tutto contento. Vai, così passa all'aldilà. In realtà incontro gli antenati. Non siete contenti, lascialo stare. In realtà cerco di distaccarmi dagli altri tre per entrare e andare al bancone da... Come hai detto che si chiama proprietario? Iago. Iago della volta, se vuoi, spiego il cognome. Iago della volta. Iago? Vieni un attimino qui, per favore. Io mi sono allontanato dagli altri, in realtà. Sì, sì.
lui arriva appunto, no, con questa benda. Ma riuscirai prima o poi a chiamarmi bene? Cioè, sai che odio quell'accento. Non chiamarmi. Beh, da un certo tono, diciamo, almeno ti distingue, no? Dovresti pensarci, perché no? Ciao, bello. No? Va bene. Comunque. Senti, avevo da chiederti un favore. So che tu sei molto indaffarato con tutta questa gente, eccetera, eccetera. Ma sì. Sarebbe possibile trovare un posticino per me e tre miei amici? Sono gente nuova. Meglio un posto in cui si possa vedere la celebrazione, diciamo, in modo tranquillo. C'è una balconata, quella di quella stanza che io portai una volta, quella furetta, non so se ricordi. Sì, ricordo. No, capito, ci vuoi scopare. Beh, il maiale c'è. Ma uno che si presenta come lui, voi ci andreste da qualche parte? Scusatemi, con tutto il bene che voglio. Guarda, allora, beh, io... Lo sai che non ci andrei, nego, no. Cioè, ma di base, non posso negare un favore all'esercito del popolo. Bene, sono onorato del fatto che manteniate la parola. Mi sembra il minimo. Anche perché finalmente spero che verrà il momento, no, in cui potrò smettere di pagare questo pizzo. Molto presto. Di farlo pieno con l'altro occhio, no? E gli faccio tipo il simbolo, molto presto. Bene, allora fagli entrare. Lui intanto sì, lo facciamo. Signori, prego, venite pure. Lui ridacchia un po'. Mentre entro all'interno, con la pentolino chiedo soldi a tutti, eh. Ne frega niente, col pentolino. Al cimo, per favore, non dentro un locale. Perché? Fuori. Perché ci sono delle leggi in questa città e... gli antenati sono ovunque. Capisco. Prendo una moneta e la do ad Alcimo. Quando sei fuori. Grazie, me ne vado. Tutto così. Perfetto. Grazie Alberico. Mi spiace che tu ci abbia dovuto rimettere del denaro per mettere a tacere la boria di... Vabbè, ma lasciamo perdere. Sei un passo in avanti verso ciò che cerco. Che mi stava facendo allontanare la gente dal locale. Ok. Io cammino con la borsa abbracciata, tipo. Copertina di Linus che mi guarda attorno e vicino al bancone. Così, oste, signor oste, ce l'ha della birra di quella leggera, però, perché mi dicono che quella fuori è allungata, però è più pesante. Quindi non so cosa ti dica. Prego, mettili degli scoiattoli che fanno i duri. Tipo che sta mezzo una birra leggera, mi stai chiedendo? Io non ho mai bevuto alcolici prima, però mi hanno detto che devo iniziare. Cioè, fa parte del mio percorso di esperienze anche. Lo so, vedo che ci sono degli scoiattoli come me là, probabilmente quello che bevono loro. Sicuro di voler bere quello che bevono loro? Perché? Beh, non credo che quei punti dove gli mancano dei peli se li siano procurati dal nulla. L'alcol fa perdere i peli? Dipende cosa bevi e quanto ne bevi. Oh, non credo, io ci tengo la mia pelliccia. Qualcosa che non faccia perdere i peli, allora. Va bene. L'acqua. lui prende un bottiglione, col il collo sottile, poi si allarga sotto. Il liquido che c'è dentro è tipo visivamente simile al rum scuro, per intenderci, al rum normale in realtà, quindi lo stappa, senti proprio una zaffata di alcol proprio che arriva. Dice, arriccio tipo il naso, eccolo qua. Lui lo versa più o meno, riempie più o meno metà di un tanto così, più o meno di un bicchierino, te lo porge, dice, lo vuoi proprio così o ti fa vedere lì che c'ha altre cose da metterci, tipo il classico limone piuttosto che un'erba aromatica tipo menta o cos'altro. Non lo so, a lei come piace?
A me piace così, ovviamente, senza nulla. Allora anch'io. Bene. Mi piace, comincia a piacermi, piano piano. Io lo prendo. Ho visto altra gente bere qui per la prima volta. Ho visto un sacco di gente attrancato. Io prendo. Sì, tutti trincono così. Tutti un carico. Po' forte. Però... tiro giù al goccio proprio. Già. Federico, lo prendi e lo porti via perché sì, sì. Di peso tra l'altro. Ma camminando all'interno della gente beve questa roba. Non è che... Buono, no? Buono, no? Le lacrime agli occhi, tipo. Guarda, vedi, quegli scoiattoli lì ne sì, hanno sì, bevuti almeno 10 di quelli sì, lì. Infatti, è buonissima. È solo che mi è andata di traverso. Ce l'ha mica dell'acqua, per favore. Per... Ma che acqua? Toh, tieni un altro. Al secondo lo guardo impietosito, gli prendo il bicchiere e glielo bevo io, guarda, te lo tolgo di peso, te lo tolgo di peso e te lo bevo io. Dell'acqua allora, non lo so, qualcosa, me ne dà un altro per andare giù. Poi mentre tra l'altro tu stavi, tu immagino che tu Arsene stavi già salendo, no? Comunque stavi portando Alcima dietro. Sì, sono lì, sì, esatto. Infatti senti lui che urla mentre tu stai salendo sopra, no? Che ti dice, certo che però, insomma, a portarmi proprio degli astemi completi... Incontrati da poco, ma d'altronde posto che vai, usanza che trovi, no? Quindi impareranno anche a bere. Presumo di sì, per forza. Anche perché ve lo dico, qua acqua... La uso per lavare i bicchieri o l'acqua. Posso avere qualcosa da bere comunque? Per favore. L'acqua dei piatti. Non ti preoccupare. Se va bene quella, ti do quella. Attiglio qualcosa io per te. Davvero, nella stanza. Aglia. Prima che saliamo... No, ma no. Prima che... Prima che saliamo, mentre attraversiamo la zona prima di arrivare alle scale, c'è qualche furetto, qualche armellino, roba del genere? Sì, quindi, sicuramente di Mustelidi ce ne sono. Mentre passo di fianco a Mustelidi, sputo a terra dicendo che schifo i discendenti di certe razze. E mi sposto verso le scale. Ho schifato. Senti ovviamente dei commenti di risposta, però non sono diretti a te, sono tra loro e loro, no? Tipo che cazzo vuole quello lì, ma non lo so, però io sono lì così, cioè veramente ho molta voglia oggi. Io intanto mi metto la saliva perché qua poverino l'accumulo e poi la mando giù. Io sono salito per primo senza chiedere da bere niente, non bevo nulla e vado verso la stanza, non so, entro dentro tutte le stanze perché lui non mi ha detto dove si chiama. Hai alle spalle Arsene, ti sei lasciato alle spalle la volpe? Io sono andato su, tutti sono giù che parlano e io sono andato su, apro una stanza e qua dove c'è Arsene? Quando tu apri le porte, no, magari c'è altra gente appunto. Sì, sì, non me ne frega niente, cioè, no? La maleducazione è fatta persona proprio. Fuori. Cimo, mi scusi, mi scusi, ho sbagliato, chiudo. Cimo, per favore. Lei è un porco. Sì, io apro su un attimo. Come ha fatto a capirlo? Come ha fatto a capirlo? Confermo e chiudo. Che grugisce davvero. Ma no. Ok, e Cimo, per favore, con calma, non ho idea da dove tu venga effettivamente, ma normalmente si bussa alle porte prima di entrare. Ah, scusa, mi giro verso la porta, boom, 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 e poi apro. Cerco di oppormi a lui in un qualche modo, non so bene come, ma cerco di oppormi a lui. Ok. No, beh, dipende, tu ti opponi, tu, cioè tu Alcimo come la... Ma secondo me come la... Io lo com'è voglio spingere dalla ciccia lontana, di spostarmi via. Esatto. Io neanche senza sentirlo neanche, finito la porta chiudo di nuovo. Perché non è, non mi hai detto che è così? Ho bussato. Sì, ma se trovi una porta chiusa vuol dire che la stanza è già occupata. Perché non era chiusa. Perché ti ho aperto e sono entrato. Non era chiusa.
Maledizione. Vabbè, comunque la stanza è più avanti, in fondo al corridoio a destra. Ok. È aperta la porta, quindi non c'è bisogno di bussare. Ah, quella aperta là! Esatto, bravissimo. Inizia a entrare, poi adesso vado a recuperare gli altri. Io di sotto ristabilisco un po' di dignità saltando giù dallo sgabello, atterro. Oh, scusate, non so cosa mi è successo. E Aldarico, Attilio, prego, al cimo è già salito e mi sporgo lì dalle scale. Facci strada, Arsen. Ok, seguo. Mi accompagno. C'è un letto nella stanza? Nella stanza c'è un letto. C'è... Allora mi butto sul letto, sporco così. Ci sono, tra l'altro, mi immagino, quelli che sono appunto vaso da notte, robe varie, e c'è anche una sorta di rastrelliera con delle bottiglie di vino. Oh, ok. C'è anche un posto dove lavarsi la faccia, tipo catino. Credo. Cosa? Ci sarà anche un posto tipo il catino di sì, una volta? Sì, catino, lavarsi la faccia. Sì, certo, sì, un posto levato. Ok. Ok, e tipo prendo una di queste bottiglie. Beh, questo qua è un Barbera di... aspetta che ce l'ho, di Glorycant. Questo è un ottimo vino. Vino? Vino. Non si beve vino. Perché al cimo? Corrode le ossa. Lo stappo, inizio a versare due bicchieri. Uno per Attilio, uno per Aldarico, visto che al cibo non lo vuole. Prendo un bicchiere vuoto mentre lo fai e verso l'acqua del catino anche per Attilio, gli passo anche l'acqua. Okay. Io prendo la bevo. Non posso bere il vino? E prendi anche l'acqua per sicurezza, ti guardo proprio così. Anch'io acqua, grazie. Ok. Finisco l'acqua del catino. Cioè... uno d'acqua. Ah, ma... Prego il cimo, accomodati. In realtà gli indico completamente tutto il catino. Non penso che abbia problemi. No, anche perché fondamentalmente io sono un porco, fondamentalmente, quindi fondamentalmente... mi sbaccio le scatole. Esatto, diciamo che il bon ton probabilmente non fa sì. parte del suo repertorio. Guardo il bicchiere di vino, lo annuso. Più leggero. E lo bevo al goccio anche questo. Piano. Ma quella volta va gustato, va... deve prendere aria. In effetti dopo quello che hai avuto prima, questo qua, cioè, è un po' non sentivo. Lo bevevano tutto così, io bevo... sto imparando. Primo tiro della serata, per Attilio. Potrebbe. Sì, dai, facciamo un tiro salvezza di costituzione, vediamo... Perché mi sento la lingua un po' addormentata? Tiro di costituzione, ben detto. Tiro salvezza, sì. Bene. Eh sì, effettivamente è un po' addormentata questa lingua. Non solo, anche i pensieri cominciano un pochino, insomma. Sei comunque cosciente, però sei verso il brillo, no, un po' andare. Sì, io presento. Io ti ringrazio per il vino. Bello però l'effetto che fa. Posso averne ancora? vediamo. Un attimino, adesso prendiamo posto fuori sul balcone, vedi che... Io prendo il catino, tende. Ci infilo la testa dentro e... Vabbè. Costo delle tende e tipo ci sono delle poltrone, qualcosa su questa ampia... Quello che immagino sia tipo un attico, no? Sì. Okay. Sì. E da proprio su quella piazza lì, effettivamente, è proprio sul... da un'ottima vista su tutta la piazza e soprattutto... Dovete sapere, signori, che ne ho conquistate di donzelle su questa balconata, fare discorsi la notte col chiaro di luna. Cosa sono le donzelle? Le donzelle sarebbero le femmine. Bravo, Attilio, bravo. Vedo le che... porche! Non solo, tutte le femmine. Le porche! Al cimo non ho capito. Le porche! Porche. Penso si chiamino scrofe, in realtà. Orche! Mi sta laggando un casino, ragazzi, non so... Continua a dire porche. Continua a dire porche, è loop. Anche il porco internet mi odia. Io prendo, mi verso il bicchiere nuovo.
Io mi faccio e guardo da sotto la situazione per capire quanto okay. siamo vicini al palco. E allora, se c'è qualcosa di strano, niente di che, cioè, mm-hmm. se è normale, tutto tranquillo. Che mm-hmm. cosa. Ma sì, in realtà è tutto abbastanza normale. Siete più o meno a, direi, in linea d'aria una trentina di metri dal palco. E appunto vedi la gente che si è ammassata sempre di più. E come tali anche le guardie che iniziano anche un pochino a dividere le persone. Perché vedi proprio che ci sono anche dei gruppi di persone che, da come sono vestiti, sono chiaramente persone comunque di rilievo politico o economico che sia, che appunto vengono fatte passare, no? In mezzo a questa fiumana di gente per avere dei posti proprio più riservati davanti a quello che è il palco. Perché proprio davanti al palco ci sono alcune file di sedie, ma non sono tante, cioè sarà magari una trentina di sedie, toh, nemmeno. In quella piazza ci sono in questo momento centinaia di persone. E quindi vedi proprio queste guardie che tengono, no? Che dividono, no? la folla per far passare questi mercanti, sembrano a vederli, comunque nobili forse, comunque gente addobbata bene in un modo o nell'altro. Riconosci anche qualcuno, uno nel caso specifico, che probabilmente è un sacerdote della Chiesa delle Ossa, da come è vestito. Esatto, sembra anche di rango abbastanza alto a vederlo, che appunto viene accompagnato da delle guardie, anch'esse sono tutti cani, di tra l'altro, proprio cani, di proprio cani, però in realtà, quindi nemmeno cani, diciamo cani, anche diciamo in armatura, ma in armatura cerimoniale, ok, per farti capire, cioè non è chiaramente... È più decorativa che altro quella che stanno utilizzando. E vengono appunto fatti accompagnare e sedere poi in questi posti. Sapete che ovviamente manca pochissimo, manca veramente poco. E anzi, se volete fare ancora qualcosa prima del discorso, questo è il momento. Tenete conto che si parla proprio di pochi minuti ormai. Vedete voi, iniziate a vedere anche del movimento nel palazzo di Paddat dietro, no? Quindi probabilmente lui sta già venendo portato verso il palco. Io mi verso il bicchiere mentre non guardano e prima di uscire vado al letto, lo appoggio sul letto e faccio ninna nanna ninna, ho questo bimbo, chi lo do, lo darò all'orso bruno, poi non lo vede più nessuno. Lo prendo e lo bevo a goccia. Metto di farlo riposare. Vabbè. Ok, ci siamo. Io mi giro da Arsène e gli poi chiedo. Poi l'appoggio e torno fuori e comincio tipo a barcollare. Criminale. Io chiedo ad Arsène: ma tu sei nato qui? È una storia molto lunga la mia. Non vorrei ti annoiasse, ecco, specie che diventare un gatto, non dico nell'aspetto o nella fisionomia, per l'appunto, dico qua dentro. Vuole diventare un gatto? No, non voglio diventare un gatto. Ah, ok, mi sembra il minimo. Anche perché poi aumentano, diminuiscono le ossa. In ogni caso, diciamo che vengo da nord, di Fossa Verde. Ti guardo un po' stanito, poi appoggio le zampe sulla balaustra, tiro su un come per respirare l'aria della serata e poi allo stesso fetore di dove sono rimasto per un sacco di anni. La mollo lì. E ti guardo a nord di Fossa Verde. Noi non ci siamo mai visti. Prima. Non parlavo di te, Alcimo. Invece, per quanto riguarda il vostro piccolo amichetto, non lo so per quanto reggerà ancora. Non vorrei si perdesse lo spettacolo. Io sono sulla poltroncina che guardo l'orizzonte. Cerco... Oddio, perché non si ferma? Ok. Sta per cadere. Gli passo tipo un ditale da cucito.
come secchiello per vomitare nel caso di servisse. Giustamente. Beh, per ora no, diciamo che per ora comunque sei ancora... Almeno vomitare no, però il resto sì. Ok, guardate, guardate là in fondo. Il podestà sta arrivando, c'è del movimento. Iniziate infatti a vederlo. Iniziate a vedere il palanchino portato da... da quattro tizi che fanno una bella fatica. Sono quattro schiavi, chiaramente. Vedete che sono proprio anche legati proprio al palanchino stesso con delle catene. Quindi comunque non si potrebbero allontanare di molto. E sono per te Aldarico, più o meno puoi sapere che effettivamente ha a che fare con... in realtà chi è bravo, chi ha a che fare con storia bene, in questo caso anche Arsene comunque, visto che è di qua, sono sicuramente schiavi provenienti da niente meno di Buche Buie, probabilmente. O Tanafonda, comunque si parla di miniere. Sì? Quando vedo gli schiavi tenendo la balaustra, faccio proprio segno di, cioè mi si irrigidiscono tutti i muscoli, cercando, divento ancora più grosso di quello che sono, i peli si rizzano. E davanti agli schiavi, chi è che li sta? Perché gli schiavi, portando, per me lo schiavismo, cioè, non esiste. Cosa vediamo davanti agli schiavi? Allora, davanti in realtà ci sono altri altre guardie praticamente che aprono, potremmo dire, questo corteo, e insieme ci sono quelli che sembrano dei cortigiani, di fatto. Sul palanchino c'è questo grande rospo, decisamente grosso, e alla sua sinistra, non sul palanchino, nel senso, ma che cammina a fianco, questa salamandra, anch'essa abbastanza grossa. Ha un abito, ha un abito proprio rosso, lungo, che dal collo, tra virgolette, va fino in giù. Anch'essa con degli inserti comunque dorati o similare, sicuramente di fattura appunto dell'est, quindi comunque si parla, no, della zona del tipo dell'impero del Khan, eccetera eccetera, comunque zona decisamente differente da dove siete voi. E questo grande rospo, no, questi grandi occhi rossi proprio, viene trasportato proprio a fatica, e poi viene proprio appoggiato, potremmo dire, sopra questo palco. La salamandra, in realtà, con un piccolo saltello sale sopra, e tutto il resto del corteo poi si posiziona intorno al palco. Visto che abbiamo comunque un artwork, lo mostriamo, dei due, ed eccolo qui. Quindi quelli sotto, quindi paragonatelo insomma a quelli che sono lì sotto, quindi insomma la dimensione è abbastanza imponente in ogni caso. La vedete, no? È arrivata a tutti, giusto? Sì, sì, sì. Chiedono, sì, magari. Sì. Ok. E, effettivamente c'è qualche minuto, scusa, un minuto, secondo, volevo dire, di silenzio totale. La folla si ammutolisce nel mentre che viene portato e viene lasciato lì. E lui stesso osserva un po' tutti, appunto massaggiandosi un pochino la pappagorgia col suo manone, e guarda proprio anche un po' in alto, no, vedete, perché non ci siete solo voi comunque su dei balconi, no? Ci sono anche altri ovviamente da altre parti che si sono posizionati più in alto, e poi guarda per ultimi quelli che ha davanti a sé di seduti. E poi inizia a parlare. Benvenuti tutti quanti, o cari, potremmo dire, turisti, mecenati, politici e popolani di questa città, subiti del grande podestà. Ormai è andato, effettivamente. Sudditi del grande podestà. Siamo qui quindi ovviamente per festeggiare non solo la grandezza di Salsonero e quanto si sta sempre di più imponendo nel commercio di Vesteria, ovviamente anche per esaltare l'operato mio e di tutti
i miei consiglieri qui presenti. In prima persona, la grande salamandra Nishung. Poi guarda un po', c'è qualche secondo di silenzio. Qui dovreste applaudire tutti. E iniziano poi effettivamente un po' tutti ad applaudire, quelli perlomeno che sono lì sotto. E bene, tutti gli anni devo ricordarvelo, e tutti gli anni vi devo dire che dovrò per forza prendere qualcuno che dovrà essere punito per questo, ma ne parleremo più avanti. In ogni caso, questo è stato un ottimo anno. Le miniere di sale hanno prodotto parecchio, decisamente tanto, e il commercio lungo questa via sta raggiungendo dei livelli pazzeschi. Come potete vedere da qui, insomma, quanto la città sta diventando fiorente, quanto i nostri mercanti stiano facendo dei grandissimi lavori. Ma non solo, ma non solo. Siamo qui oggi per festeggiare una cosa più unica che rara. Abbiamo qui niente proprio di meno che un vescovo della Chiesa delle Ossa. E lo sapete perché è qui? È qui perché forse finalmente, ma ce lo dirà lui, ma forse finalmente hanno deciso di dimostrare il loro apprezzamento per la nostra capacità, per la nostra grande città e per tutto quello che possiamo fare. Oh no, vescovo Ubertino, vuole parlare lei? È intenzionato prendere parola subito per raccontarci qualcosa? Vedete che c'è questo, il tizio è ancora lì seduto sostanzialmente, e non sembra rispondere, c'è un po' di vociare nella folla, no? Sapete, i classici voci varie, quelli che sono sotto di voi, sentite che dico, ma ci mancavano giusto quelli della Chiesa delle Ossa, insomma, non credo che ne possa uscire niente di buono. Li guardo malissimo, eh. Ok. Li giro. Solo sono sotto, si prendono malissimo, infatti si allontanano. Esatto. non vuole parlare ancora? Beh, va bene. Intanto passo io per intrattenere questa grande folla, o sbaglio? Dovreste applaudire anche qui, perlomeno ridere. E effettivamente poi la gente prende, ma notate che tutte le volte che succede questa cosa, comunque ai margini di questa foce, sono delle guardie che tirano tipo, cioè menano qualcuno comunque quando questo non avviene. Quindi comunque effettivamente la punizione sta venendo applicata. Per quanto quindi non credo quindi che mi sembra che vi interessi più di tanto, ma da questo momento in avanti abbiamo creeremo un rapporto dedicato, una via dedicata tra noi e il Sacro Regno, una rotta commerciale dedicata. Va a sapere che ci sono degli interessi molto importanti in questo, e molti mercanti sono sicuro che potranno fare buon uso di questo regalo che sto facendo loro. Spero quindi che il prossimo anno in realtà sia ancora meglio di questo, almeno due o tre volte, spero, vescovo Ubertino. Anche perché, come può vedere, non mi sembrano molto felici gli abitanti, insomma, di Salsonero, di questa collaborazione. Li vede saltare di gioia? Io non li vedo. Beh, sostanzialmente quindi lui percula un pochino il pubblico, così. E effettivamente, vedete, questa scena ovviamente per voi, ma come immagino lo sia anche, credo di essere riuscito a farlo trasparire, quanto sia cringe, diciamo, no? Da un certo punto di vista, tutta questa cosa. Lui poi, dopo un po' di moine di questo tipo,
dice bene, direi che è passato abbastanza tempo ed è anche il momento di idratarmi. La luce, il sole mi sta un pochino facendo seccare la pelle. Direi quindi, visto che non aspettavate altro che divertirvi, eccetera, e di passare questo giorno, uno dei pochi in cui potrete dire effettivamente di poter fare feste, di non lavorare, nel ubriacarvi, appunto, nel ballare, tutto quello che vi interessa. Fate pure. Ma sapete che quest'anno ho intenzione di intrattenere bene il mio ospite del Sacro Regno. Quindi, colui che vincerà il concorso di poesia verrà invitato direttamente a palazzo e potrà esibirsi direttamente davanti a me, alla mia consigliera e al vescovo Ubertino. Divertitevi allora, ora che oggi che potete, ovviamente. E poi lui si gira, fa un cenno, no, a Nishung, e Nishung a sua volta prende, vedete che tipo praticamente tutte le catene le stava tenendo lei adesso, dopo che sono state sganciate dal portantino, le va a riagganciare e effettivamente Paddat viene ripreso e praticamente riportato indietro, accompagnato da una serie di fischi e altre robe, tra l'altro, che vengono però sedati rapidamente dalle guardie locali. Poco dopo, infatti, poi iniziano i festeggiamenti, che a questo punto vi sono molto più chiari essere di fatto proprio una quasi più una valvola di sfogo, effettivamente, che è una vera festività. Questo è uno di quei pochi giorni in cui il popolo può liberamente fare quello che vuole, ok? Fatti propri, senza essere obbligati a lavorare né altro. E quindi di conseguenza piano piano iniziano, li sentite subito sotto di voi in realtà nella locanda, che partono ovviamente, inizia a partire qualche nota un po' stonata, probabilmente perché già ubriachi, e la gente nella piazza inizia un po' a defluire, a dividersi nelle varie viuzze, non senza comunque qualche piccolo tafferuglio qua e là. Cioè qualcuno viene comunque menato dalle guardie, o qualche guardia viene menata, perché comunque, cioè, ci sono anche magari qualcuno un pochino più grosso, insomma, che la mena. Comunque, insomma, ci sono anche dei disordini di quel tipo. Però vedete che quando qualche guardia viene menata, non è che per dire tutte le altre guardie girano, gli vanno intorno per pestare questo qui, ci cioè se ne sbattono abbastanza. Cioè, ognuno fa per sé, insomma. Ognuno fa... Sì, esatto, esattamente. Ed è qui allora, che vi ridò tutto, ovviamente. Allora, io, come finisce tutto il discorso e riprendo la festa giù in piazza e dentro la locanda, largo le braccia, mi metto di fronte agli altri tre, le incrocio e dico: allora, signori, come vi sembra la nostra bella città, no? Dopo questo discorso, come vi è sembrato il podestà? Insomma, mi è sembrato una persona corretta, no? Di sicuro non è molto amato dal popolo. Già. Tu al cibo cosa ne pensi? Visto che mi sembra che tu sia favorevole, no, al culto delle ossa, pare che sia arrivato anche qui al Sasso Nero, non l'avrei mai detto. Il culto delle ossa. La chiesa delle ossa. È la vita. Si è arrivato qua e pur portare una luce di speranza. Io credo che sia arrivato qua soltanto per motivi di denaro, di risorse, che manca alla chiesa delle ossa, evidentemente, visto come i suoi fedeli vanno in giro, no, a chiedere l'elemosina. Non sbaglio. Mi sembrate alle carne corte. Io chiedo l'elemosina per aiutare la Chiesa delle Ossa. Non è che la Chiesa delle Ossa chiede l'elemosina sempre. La Chiesa e gli antenati sono importanti. Beh, prima ho visto che... E si però può fare che... tutto per prendere, per ringraziarsi gli antenati. Beh, prima però... A me non piace il tuo podestà.
Schiavismo. Cos'è? Per l'appunto. Stavo giusto per domandare, mi sei sembrato un po' rigido a un certo punto. Perché ti ha dato fastidio questa cosa? Fatti miei. Perché ci sono schiavi da buche buie a Salso Nero? Già. Ed è proprio sulle spalle di questi schiavi che è stata costruita questa città. Non per la capacità dei mercanti, come il podestà millantava prima nel discorso. Quindi non sei neanche d'accordo tu col podestà? Beh, mi sembra evidente. Ovviamente ero ironico. Non avete mai provato a spodestarlo? Di questo nessuno parla, almeno pubblicamente. Ma che discorsi sono? Io mi alzo e mi allontano dalla stanza. Alcimo, vai proprio? Te ne vai? Sì, sì. Ah, ok. Dalla stanza. Mi metto contro... Cioè, di base non mi metto contro qualcuno che vuole uccidere il podestà, vuole fare cose col podestà. Detto... Non penso che mi metto. Che lo vuole uccidere. Non c'era ancora arrivato. State parlando di congiura. Per me lui potrebbe essere una spia, sinceramente, per farci ammazzare. Oh, già ci porta in un posto da soli. Ci sei rimasto traumatizzato nel posto da soli. Tu comunque lo dici questa cosa qua del già ci porta da soli e tutto? No, è tutto rimane. No, nel senso, come discorso, mi alzo per questo motivo. Ah, ok. Beh, c'è un motivo comunque se vi ho portato qui sopra questa balconata. Per l'appunto non avrei mai voluto che qualcuno di voi venisse malmenato giù in piazza. Come vedete, le guardie non risparmiano colpi a nessuno, neanche a quelli che non sono di questo posto, che non sono facce conosciute. Diciamo, sono piuttosto generosi in questo senso. Quindi, qual è la fortuna, caso, quindi, di averci portato qua? Beh, di poter disquisire, parlare con gente proveniente da altri posti. È sempre importante per me sapere cosa, diciamo, della gente di altre zone possa pensare di tutto ciò. Beh, ma di sicuro, se lo ritiene giusto oppure no, avrei un secondo fine sul fatto che tu abbia invitato qualcuno che non conoscevi. Semplice curiosità, una curiosità volpina, insomma. In tutto questo sono Kino che sto scrivendo. Ah, ti sei ripreso, lucidità, sei passato da pensavo stessi Kino a sboccare proprio. No, ma non vi sto guardando, sono concentrato che scrivo, un po' storto, un po' sale, un po' scende. Attilio, cosa stai facendo, se posso chiedere? Io ero sul coso, scrivo una poesia per la gara. Ah, non guardare, è la mia. Dunque intendi incontrare il podestà, la sua consigliera, il vescovo? No, c'è la gara, voglio partecipare. E se vinci? Ah, e se vinci? Prendo il premio. Quindi andrai al palazzo del podestà, sei sicuro di volerlo fare? È quello il premio? Eh sì. Ma mi danno una medaglia poi? Non lo so, non ho mai visto il podestà elargire medaglie o trofei qui e là, o almeno i soldi? Non per una buona ragione. Vabbè, io volevo partecipare, era una gara, volevo partecipare, la bella. Va bene, certo, puoi fare quello che ti pare. Se vinci puoi rinunciare al premio, credo. Perché non conviene? Se vinco, allora... non voglio il premio. Va bene, allora ok, vai a partecipare a sta cazzo di gara. prego, Attilio. Sono curioso effettivamente, sono anche sorpreso del fatto che tu sappia scrivere, ormai non sono in cioè, voglio dire, da queste parti non in molti. Io sono un alchimista, quindi so leggere, so scrivere e so preparare pozioni che tu neanche avresti idea che parte prendere, ok? Non volevo insinuare questo, volevo semplicemente dire che da queste parti non sono molti. Io mi alzo mentre parli, mi giro e mi allontano sbattendo contro una sedia. Scusi! Tanto non la proprio avanti si stappa sul mio culone. Io. Scusi! Chiedo scusa alla sedia e esco. E mi dirigo di sotto, offeso. Ok. Leggere e scrivere, io.
Io dico, mi rivolgo solo ad Aldarico prima di seguire, di andare dietro ad Attilio dal Cimo, dicendo: beh, sembra che in un qualche modo la nostra esperienza di vita a nord di Fossa Verde ci abbia insegnato quantomeno a essere discreti, a differenza dei due che vengono da altri posti, o sbaglio? Per forza, anche perché quando non lo sai poi finisci in alcuni luoghi talmente bui da cui non vedi l'ora di uscire. Già. Uscendo, se c'è la sedia dove ha sbattuto Attilio, stacco un pezzo di gamba, proprio la rompo pensando agli schiavi sotto, e comincio a intarsiarla, cioè stacco un pezzo di gamba e comincio a lavorarla con un coltello. Ok. Nervosamente mi prende, porca puttana, ho rivisto certe cose, e scendo giù. Okay. Placa la tua rabbia, Aldarico. Non vorrei trovarmi con... Anche perché poi la sigla la deve pagare lui. No, non vorrei trovarmi con un girondo Orsuni, faccio questo nome, in giro per... Non so se tu lo conosci, però vabbè, dico così, non so se hai mai sentito questo nome. No. Forse è meglio così. Evidentemente arriviamo da due posti diversi. Potrebbe. E niente, semplicemente lo sorpasso, okay. Cerco di presiederlo. Io seguo. E chiudo, okay, la porta. Ok. Prendendo una bottiglia di vino, tra l'altro, prima di andare via. Ovviamente. Beh, quelle contano, comunque. Il frigo bar. Scendete quindi giù, in vari momenti. Il primo Alcimo, poi abbiamo Attilio, e poi appunto Aldarico Arsene. Di sotto appunto la gente si sta già, diciamo che sta iniziando a bere in maniera compulsiva, e non solo, si stanno appunto, ha iniziato diciamo a cercare di intrattenersi in vario modo in attesa della gara di poesia, e nel caso specifico vedete proprio che c'è della gente che, per dire, gioca, fa tipo braccio di ferro, alcuni giocano a carte. Stanno cercando, insomma, di ammazzare questo tempo che manca. La zona, invece, adibita all'effettiva gara è completata attualmente. E semplicemente funzionerà che qua non ci sarà bisogno di iscriversi o cos'altro. Questo lo sa probabilmente Arsène e basta, credo. Non richiederà di essere iscritti o cos'altro. Semplicemente quando partirà, quando inizierà, si alzerà la mano, sostanzialmente, o comunque ci si dirigerà direttamente sul palco e si avrà, diciamo, il proprio spazio per poter decantare. La cosa importante è che appunto viene proprio, deve essere decantato, non per forza a memoria, può anche essere letto, questo lo sai ovviamente. La cosa che viene valutata meglio, che interessa di più, è proprio l'interpretazione. Cioè, molto spesso le parole forse sono relative, anche perché la vedi la gente che c'è in questa locanda, cioè nel senso, magari alcune parole un pochino più dotte magari nemmeno sono conosciute, ok? Quindi l'interpretazione e la passione che viene trasmessa sono quelle che di solito vincono in questo caso. C'è però una cosa che tu, Arsène, sai, è che in questo caso specifico riconosci. Anche quest'anno, come gli ultimi due anni precedenti, parteciperà quella che ha vinto, è ormai imbattuta proprio da due anni, diciamo, in questa gara di poesia. È una... come si dice... Il mustede, quelli grossi, ghiottone. Okay. È una ghiottona, quindi. Una ghiottona. Quindi la guardo anche all'altezza giusta, bene. È un po' più grossa. No, è un po' grossina. Tra i mustedi sono i più grossi, quelli lì. I ghiottoni sono... Non è un orso bruno. No, no, vabbè, certo. Ghiottone è il Wolverine. Esatto. E... la vedete... molto, appunto, comunque gli ghiottoni sono belli, sono comunque tozzi, no? Cioè sono comunque belli, comunque sono abbastanza ben messi, però ha questo vestito, effettivamente con dei pizzi, no? Comunque relativamente femminile, blu, azzurro più o meno, sotto
vedete spuntare quella che è, diciamo, una sottoveste bianca, appunto con tutti i vari, no, merletti, eccetera, sui bordi. E tu sai, Arsène, che comunque, diciamo, è molto brava dal punto di vista, perlomeno viene apprezzata particolarmente in questa locanda per le sue doti da poeta, ma di per sé però è anche molto facile all'ira, come comunque anche figliottoni in generale, e nel senso, è già successo che senza problemi ha pugnalato qualcuno, non si è mai fatta molti problemi se magari qualcuno si lamentava magari della qualità delle sue poesie o altro, ok? Quindi insomma... Ah, pensavo durante l'interpretazione per renderla più... No, durante l'interpretazione. Abbiamo Attilio ubriaco. Porca miseria. A seguito dei fischi in generale o altre robe, è facile che risponda in modo abbastanza... Abbiamo Attilio ubriaco, andiamo bene. Si chiama Michelina. 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 Ok. Ok. Questa è una cosa che noti tu. Ora, Alderico, non mi ricordo, tu in questo momento non sei ancora entrato in contatto però con la fratellanza, giusto? Non è ancora, è prima? No, ci sono entrato in contatto. Ok, sì, perfetto. Sì. E allora, in realtà, nella gente che c'è lì, vedi, adesso lo riconosci, perché prima non c'era, probabilmente è entrato dopo il discorso con Paddat, e qualcuno di voi magari chi osservava da fuori di più, tipo Alcim, per dire... l'ha riconosciuto come uno di quelli che ha fatto casino comunque dopo il discorso, e le ha date sostanzialmente senza problemi delle guardie. È un tasso, ok, un tasso non cioè, appartenente sì alla fratellanza, però diciamo non è attivo dal punto di vista di fronte o altro. Perché fa parte della fratellanza? Perché è un lontano parente del nostro signore, che non mi ricordo mai il nome perché non mi me lo sto dimenticando, il nostro caro Torquato, okay, è un lontano parente del nostro caro Torquato. Chi sarà Torquato? Tanto avremo modo di approfondirlo poi nel mentre, ovviamente anche per gli spettatori. Diciamo che è una figura importante della fratellanza dei Vermi, è un tasso effettivamente anche lei, anche lui. E tu riconosci questo tizio perché Torquato stesso non ce l'ha particolarmente in simpatia. Le poche volte che si è presentato è sempre stato cacciato via senza troppi problemi, perché è un po' un fannullone, un po' uno che un attaccabrighe senza però che abbia delle effettive qualità, ok? Quindi, infatti, se attaccabrighe può essere utile alla fratellanza dei Vermi, però che sia utile almeno. Invece in questo caso nemmeno quello. Costui si chiama Boccaccio. E lo sai non essere assolutamente una, anche lui una bella, insomma non è una persona con cui ci vorresti avere a che fare in generale. Quindi che bel cocktail che abbiamo in questo momento. Abbiamo un bel cocktail, signori. Vi avviso, durante l'interpretazione di Michelina, quella ghiottona, io vi consiglierei di stare piuttosto lontani dal palchetto. Ho visto cose che voi animali neanche potete immaginare. Io mi giro e... beh, a questo punto potete anch'io di evitare quel tasso. Se Michelina potrebbe, non so, guardo Reinhard impazzire, dare di matto, cosa fa? Non ho idea. Ma in genere diciamo che non accetta di buon grado le critiche, ecco. Forse la definizione di critica costruttiva lei proprio non la considera nemmeno. Attilio, non andare vicino a Michelina e a Boccaccio, e vi indico il tasso. Gli piace menare le mani. Così. Beh, per sì, divertimento. Sto guardando il palco, sono concentrato, neanche di ascolto. Beh, potrebbe andarci bene, magari si mettono le mani addosso prima di iniziare. Si diranno male. Sto entrando nella zona. Per un attimo, a questa fase ti guardo, mi è venuta un'idea. Prego. Mi metto abbastanza distante da Michelin, cioè, okay. Però che se per caso dico qualche cosa, mi senta. Ok. Comincio, guardo. Io mi metto al bancone, tipo così, no? Ok. Attilio, hai allora studiato il tuo pezzo? Io mi porto verso la porta,
stavo uscendo, poi ho visto che c'era troppa calca, allora mi sono messo su un angolo e cerco se c'è qualcosa da bere, tipo acqua, roba del genere, okay, alcolico, e mi siedo lì e aspetto. Okay. Un po' di poesia anche nella sgrosità funziona. Invece Attilio, dicevi, scusami? Io niente, sono così concentrato che guardo il palco, aspetto. Oh, ok, ok. Arsene mi entra di qua e mi esce di là in questo momento. Ok. No, okay. Io dico, quale sarà il tema della tua poesia? Quanto meno il tema? Dai, su. No, non lo sento proprio, sto entrando nella zona, cioè non è che sono peso che... Neanche, cioè, sto facendo tipo autotraining, no? E io potevo darti qualche consiglio, so cosa apprezzano da questa parte. Vabbè, va bene, fai come ti pare. Non so se è presente Barney di How I Met Your Mother quando comincia a parlare una donna, no? Cioè, uguale, sento solo... giustamente. Dopo qualche minuto, il nostro Iago proprio si allontana dal balcone dove praticamente stava, in realtà vedete che stava preparando, stava lavando un bel po' di bicchieri, perché si aspettava appunto un secondo giro, no, di tutto il locale, e effettivamente guarda, si rende conto insomma del tempo che è passato, dopo essersi reso conto anche che voi siete tornati giù, non si era accorto finora perché lui era di spalle che stava facendo un po' il tutto, e poi dopo che l'ha fatto effettivamente vedete che prende e si mette proprio sul palco, sale sul palco, mette le mani dietro la schiena, questa bellissima puzzola, il nostro Iago, che cerca di fa un po' di colpi di tosse per cercare di schiarire, insomma, di attirare il pubblico. La gente continua a cazzeggiare, urlare, lo fa due o tre volte, nessun effetto. A un certo punto tira proprio una botta, insomma, su quello che è un barile di quelli di per la birra, lì vicino una botte. Allora è arrivato il momento del contest, della gara. Non è interessato nessuno, quindi, e la gente continua a fare. Ma lo stanno considerando o no? No, minimamente. Allora, io ci sono vicino, lo sollevo e grido io. Ok. Effettivamente questo può un po' spaventare tutti. E lui e lo tengo così. Grazie. E lo poso sul bancone. Va bene. Okay. Grazie. Quest'anno forse avete bevuto un po' troppo, visto che non riuscite nemmeno a sentire. Soprattutto i partecipanti, insomma. Chi è che abbiamo quest'anno? Alzate le mani. Ovviamente, Michelina alza subito la mano. Oh, abbiamo Michelina, quindi, come ogni anno. Poi vedete altri tizi che alzano. C'è un gatto che alza. Oh, Meo. Bene. Arriva a me, alzo la mano anch'io. Ah, ok, sei anche tu scoiattolo, giusto? Non so, non mi ricordo più il tuo nome. Bene, poi chi abbiamo? Attilio Scoi. Attilio, perfetto. Cognome non ci interessa. Qualcun altro? Quanto sono distante da Boccaccio? Abbastanza, sì, abbastanza. Diciamo qualche metro comunque. Guardo per vedere se lui alza la mano, se no comincio ad avvicinarmi pian piano. Ah, no, Boccaccio non alza la mano, no. C'è anche un... uno dei furetti che alza poi la mano. Ah, Urbano, ti vuoi cimentare questa volta? Buona fortuna allora. Sai che c'è Michelina che... L'alzo anch'io. Io arrivo vicino a Boccaccio e gli chiedo... Beh, potresti renderti utile questo giro e partecipare. Che cazzo ci fai qui? Potrei farti la stessa domanda. La mia stessa educazione, Boccaccio. Boccaccio. Ti sembra un tipo da fare queste manfrine? Beh, perché non tentare? Guarda, non hai visto quella volpe che si è appena proposta? Lei appunto potrebbe fare una cosa. Lui nel senso, però lei nel senso di la volpe, no?
potrebbe, mi sembra adeguato, no? Uno della mia famiglia ti sembra... Della mia famiglia, poi, insomma, inteso non solo famiglia, no? Proprio anche generazione. Sì, sì. Io alzo la mano e gli dico, beh, sicuramente non sei degno del nome che porti, allora. Alzo la mano e mi sposto. Ah, ok. No, alzo la mano e mi sposto. Quindi... Cioè, mi viene svanire nel nulla con le mani alzate, no? Quindi dice, abbiamo Reynard, ok, strano, interessante. Sì, lo chiama così. Ah, ok. Sì. E abbiamo... E la mano dice, Aldarico, la mano, Aldarico, in mezzo alla gente. Questa voce da donnina. Aldarico. Esatto. Quest'anno abbiamo un bel po' di partecipanti. Bene, allora, preparatevi, perché adesso allora... Qualcuno di voi si vuole offrire per primo? No, io vado più avanti. Aspetto prima che si scaldi il pubblico. Io tiro giù la mano. Michelina fa per alzarsi, anche Attilio lo fa. Ti guarda, Michelina. Vedi che poi è un ghiottone, quindi c'ha anche dei bei denti, tra l'altro. Io avrei un po' di preparazione da fare. Mm-hmm. Posso andare, quindi ci metto un minuto. Vai. E io mi metto sul palco, appoggio la borsa a terra, la apro e comincio a tirare fuori polvere e cose, comincio a spargerle sul palco in giro. Ok. Via, levati. Okay. Devo ci vuole drogare. Ti le stendo, tipo, sai, la classica miccia di polvere da sparo a terra, no? Roba sì. Del genere, polvere di vario colore. Ok. Tutti incuriositi in realtà, questa cosa praticamente li ha attirati perché non hai la minima idea di cosa tu stia per fare. Ok, preparo. Ho un po' di effetti, diciamo, pirotecnici preparati e mi avvicino. Prendo due beverini. Uno che in pratica sarebbe semplicemente tipo un tonico per la gola, che mi porta alla mia voce normale. E l'altro invece è la sublimazio, praticamente. Okay. Cioè uno delle mie pratiche alchemiche, che però ho liquefatto un po', l'ho allungata, nel senso che si usa nella Confederazione, non al salso nero. E quindi crea quell'effetto di nebbia, sai, tipo ghiaccio secco, okay. No? Quindi la bevo e poi verso l'altra, lentamente a terra, mi abbasso e sparisco nella nube di fumo, diciamo. Ok. E in questo quindi mi muovo nel nascosto, dove gli altri non mi possono vedere, e comincio. E mi porto da un lato del palco e scorro accendendo tutta una miccia mentre dico: la città dove l'amore è più vero, questa è la sola salso nero. E intanto si alza questa nube nerastra davanti, che crea tipo un, come dire, un fondale da teatro, no, diciamo. E non per altro, ma tra giorno e notte, e accendo due fuochi che creano una specie di, uno più luminoso, uno meno, che sarebbero un sole e una luna piena. Nelle vie chi dà un bacio rischia le botte, e accendo un cuore e poi un piccolo petardino dentro, tipo fuochi d'artificio minuscolo, no? E ma quando ogni razza nel luogo è presente, la vita si rivela alla fine ridente, e faccio scoppiare un sacco di petardini, e spero con questo a lietar la serata, se fosse fritta da ber alla brigata. E qui apro, stendo un telo che ho preparato a forma di boccale, lo accendo e si infiamma davanti al palco un disegno di una birra di fuoco, tutta cioè, pirotecnica di base, molto light di per sé. Fine. Ok, è figo, ci sta. Finita la performance. Non mai vedermi, sì, perché sono sempre nella nube. Okay. Finita la performance, passo con le monetine. I soldi. Esatto, fai una prova di intrattenere in quei vantaggio. Visto tutto performance, quello che quindi. Sì, performance, sì. Con control il vantaggio? Mi sembra di sì, mi sembra.
Vabbè, alla peggio ti fa, alla peggio ti fa svantaggio. Esatto, tanto teniamo il più alto comunque. Ok, ok. 9. Va bene, va bene. Quindi, tu passi praticamente con la, la roba delle monetine. Effettivamente ne lanciano parecchie in realtà. Più forse di quelle che potresti anche aspettare. Non parte una standing ovation, per intenderci. Però sono tutti molto colpiti. In realtà sono... cioè... non inneggiano, non perché non gli sia piaciuto, ma perché non se l'aspettavano, avete capito? Cioè, sono proprio rimasti, no, come per dire, ok, non ci aspettavamo una cosa così. Sono comunque positivamente colpiti, tutti quanti. Michelina ha già ucciso qualcuno per reazione? No. Ah, ok, perfetto. No, 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 no. Però, però sicuramente effettivamente un po' di ringhio ce l'ha, effettivamente. Sta... Io poi mi alzo, non applaude nessuno, me ne vado triste. No, gli applausi no, gli applausi no, effettivamente no. Applaudo io, applaudo io. Quando... applaudire anche Attilio si avvicina. Molto bravo. Quando Attilio si avvicina, prendo le monete, una piletta, e gliele do. Io le guardo. Ok, le metto via. E vado al bar. Conta come un conio in più, comunque. Cos'è che si segna sulla scheda, se si segna? Ce l'hai tra le... nelle risorse, vedi che c'hai fama e conio, nella prima pagina, proprio. Ok. Te li segni lì, ti segni i punteggi che avevi prima, che vedo che è tutto 0-0, forse non l'hai visto. Non l'ho aggiornato, hai ragione. Vabbè, so. Comunque no problem, insomma, non è quello il problema. Anche presa da questa cosa, effettivamente da questo impeto, è proprio Michelina, che si fa proprio strada in mezzo alla gente per buttarsi sul palco e iniziare lei. La vedete comunque anche nei movimenti, è molto rozza in ogni caso. Non sembra assolutamente comunque avere a che fare con robe poetiche, perlomeno. Quando poi è lì sopra, lei guarda malissimo un po' tutti quanti e Alarico ti si gira verso di te, Boccaccio, e dicevi nei confronti del nome, insomma, non adeguato. Ti faccio vedere io. Guardo per dire che così. Lui sorride, semplicemente. Lui sorride e poi si rigira. Torna a guardare. Due palle. che ansia, porca miseria. Infatti c'è Michelina che inizia un attimo, no, tutta grossa, che inizia un po' a decantare, e proprio fa giusto in tempo a dire in una cosa così, proprio nemmeno si capisce un po' cosa volesse dire. E sentite Boccaccio che inizia a esplodere a ridere. Proprio di... Bello carico. E dice... E una così? A fare poesie? Dai! E poi si gira verso di te, verso Alarico, no? Va. No, proprio. Mi indica così? Mi no, giro... non ti indica te, no, ti guarda solo dopo per dire, no, vedi, adesso okay. Ti faccio vedere io, vedi, com'è? Okay. No, è quello, cioè... Minchia. Lei le vede tipo così, le vene degli occhi che tipo così, sì, no, si vede un po'. E poi riprende un attimo e dice, in un giorno come questo, vedete che lei infila una mano sotto la camicia che c'ha e tira fuori un coltello, no, inizia a farlo... roteare, no? Mentre guarda Boccaccio, no? E in giorni come questi, che dovremmo stare più attenti alla nostra vita, questi coltelli la danno e la tolgono, mentre fa dei gesti proprio come per dire, no? Come se la... sentite che dal tono che stava dando all'inizio la sta cambiando completamente, cioè sta facendo diventare tutto verso una vera minaccia, costantemente. E Boccaccio che continua a guardarla con aria di sfida. Sì? Guardando Boccaccio, vedo se ha addosso delle armi. Sì, ce le ha. Ok.
Sto leggermente distante. Lei poi a un certo punto si ferma. Lei si ferma, c'è proprio un mezzo secondo, no, di silenzio, perché per dare, diciamo, l'enfasi, no, della fine del verso. E di fatto non ha detto niente, non ha fatto manco delle rime, tra l'altro, in tutto questo. Ha solo messo un po' di interpretazione, ma non ha fatto nessuna rima. Molto joyciano da parte sua. Sì, sì, esatto. E in questo momento di silenzio, poi parte Boccaccio, che dice: quel coltello non mi sembra abbastanza affilato, e le tue parole ancora meno. Se proprio vuoi... E poi ti guardo, no? Vuol dire, se proprio vuoi offendere, insomma, intimidire qualcuno, ti conviene farlo con qualcosa di più pratico. Però io per sicurezza mi nascondo dietro al cimo. Ok, infatti. Okay. Perché infatti la risposta automatica di sta roba è che Michelina lancia il coltello verso Boccaccio. Quanto Boccaccio fa in tempo a buttarsi sotto, perché non se l'aspettava. Ciò non toglie che praticamente vede proprio il coltello che comunque lo prende tipo sull'orecchio, e proprio praticamente gli trancia via buona parte dell'orecchio. Ah, madonna. Lui si butta di sotto e inizia ad urlare in vario modo, esasperando decisamente la cosa, il dolore che sta provando. Mi sposto sulle scale. Come se stesse morendo. Lui sta urlando come se fosse stato colpito al cuore, praticamente, no? Sentite proprio urlare come un forsennato. Che sta per venire piazzato. Esatto, esatto, esatto. E Michelina che ride proprio così, molto di gusto. Nel farlo, vende questa cosa, ed è il momento in cui fermiamo un attimo il tempo, poi fermiamo anche la sessione, con questo lancio e questo buttarsi sotto di Boccaccio. Chiaramente questa cosa ha creato un po' di squilibrio tra le varie persone del locale, e potrebbero succedere delle cose a breve, tra chi si metterà da una parte o chi si metterà dall'altra. Riesco a avere il mio momento poetico, ma no. Potreste, no, magari dopo, sì, chi lo sa. O magari proprio durante, chi lo sa. Chi lo sa. Mentre volano sgabelli. Questo quindi fa finire la sessione, direi. Mi sembra il momento giusto, in realtà, vista l'ora e tutto. Almeno non ci dilunghiamo poi troppo in là. Rissa. E da qui vediamo cosa succede. Vediamo come va a finire questa rissa di poesie. Talk. Eccoci qua. E regia, Luca. Grazie. Regia Talk. Andato. Luca, mi vai in Talk, per favore, grazie. Andato. Segnatevi una fama in più tutti, ok? Come tutte le sessioni, sostanzialmente ogni sessione prenderete un punto fama comunque, quindi poi... La fama si parte da zero, però, sì. Eh? Di fama si parte da zero, sì. Sì, voi sì, di livello 1, a livello 1 sì. Allora 1, esatto. E poi guardatevi sul manuale, insomma, se ci sono dei modi in cui puoi interessarvi, spendere eventualmente questa fama. Detto questo... Ogni quanto ne abbiamo, per sapere? Io 0. Devi guardarlo, devi guardare. Dato da un paio di cose, poi te lo dico dopo. Ok, poi ci vado a vedere, cose... non c'è problema. Una, prima che mi scordo, che Alcimo primo l'ho aperto per sbaglio, è livello 0. Ah, non c'ha il coso. Quindi ha proficiency 1. Mm-hmm. E la seconda, l'altra settimana, se qualcuno si ricorda, avevo detto come un ciclista in Australia, mentre arrivava i rinforzi di Corvis, di Guzzante, non mi veniva. E questo perché... proprio a fiamma anche per la cultura, in Australia sono spesso soggetti i ciclisti agli attacchi delle gazze, che vanno a beccargli nel becco, col becco dentro il caschetto, eccetera, probabilmente a strappargli i capelli, ok? Infatti, se cercate Magpie Biker Australia, trovate un sacco di foto di gente che hanno tipo fascette da elettricista che spuntano per tenerle lontane, e un sacco di immagini bellissime di gazze impicchiata sulla gente in bici. In realtà è un modo dotto e creativo per insultare un altro dei miei personaggi, praticamente così. No, l'ho scoperto tipo 2 giorni prima della sessione, per quello che mi è venuto in mente dirlo, quando hai detto arrivano dall'alto e picchiano. Bellissimo. Come i ciclisti in Australia. Ok.
Vabbè, detto vabbè. Questo, io mi oscuro un attimo. Sì, ho scurato un attimo. Comunque, il gatto che si chiama Meo non lo fa. Cioè, io ho detto è un gatto, e poi ho cliccato con il tasto sul generatore dei nomi random ed è venuto fuori Meo. Geniale. Cioè, destino. Lo voglio come PNG principale adesso. Cioè, non devi esimerti. Cioè, ma che probabilità c'erano di questa cosa? Cioè, ti stanno ascoltando a Google che ha plagiato il sito dove cercavi. Ti hanno ascoltato. È il tuo agente FBI che ti controlla. Sì, sì, sì. Ma sai cosa? Mi piace sta sessione, tieni. È il mio primo gatto, si chiama Meo, tra l'altro. Ah, sì, ok, vedi. Sì, ovviamente preso dal Pokémon, non è che... Sto pensando come i Pokémon. Certo, certo. Beh, dai. Ci sta, in realtà... votate tra di voi, in realtà... sull'ispirazione, nel voilà. Senso come li avete visti gli altri personaggi? Normale che ce l'abbia già. Sì, è normale, Ah, ok. Io tiro un D3. Ah, perché okay, sono indeciso fra due persone. No. Ok, fra due. E perché okay. Tiro un D3 allora? È perché non c'ho di sì, ho capito, facevo prima. 1, 2, 3. Perché un D3? Deciso tra due persone. Esatto. Se deciso tra due persone, tiro un D2. Intanto ho tentato tirato un D4 facendo un D3. Ho lasciato perdere. 2. 1, 2 la prima. Sì, tra l'altro, aspettate. No, c'ho i nomi storti qua. Scusate, eccoli qua. Oh, Attilio. Era un D3. Che stavi dicendo? Sì, Nestro. No, quello è l'altro. Se ti ricordi, coda lunga, più alto, denti aguzzi. Peloso, più peloso. Quindi per me Attilio. Ok. Sì, no, io decisamente Alcimo. Ok. Ti piace da solo? E... dico Alcimo. Alcimo ho detto. Ok. Alcimo, ho capito. Io andavo su Attilio. Beh, guarda, tanto... tanto lo prende tutte e due il punto ispirazione, perché io avrei dato il reato ad Attilio tendenzialmente. Per tutta la descrizione, insomma, della varie parti, ma soprattutto la parte della poesia, esatto. E anche se si è inventato, insomma, ha tirato fuori la poesia, quindi quando hai detto gara di poesia, si va dal pad. Bravissimo. Facciamo una roba seria, va. Bravissimo. E per il resto, altro feedback in generale, insomma, com'è? Vi è piaciuto? Vi siete divertiti i personaggi? Come c'è qualcosa? Un botto. Una figata. È molto carino. Duro sto giro. Sì, una figata, molto molto bello. Bene, bene. Anche io mi sono divertito parecchio in realtà. C'è stato che abbiamo avuto alternanze di momenti più comici, meno comici, ovviamente, perché giustamente siamo in un momento di tranquillità, no? Quindi... cioè, tranquillità, nel senso, normalità, ecco. Cioè, è la parola abbiamo, migliore. Proprio. Abbiamo fatto una campagna in Tirare Ravenloft, almeno. Esatto. Abbiamo un pochino di umorismo, dai. Ma non credo che questa sia molto diversa. Ravenloft, inferno, alien, signerecchi, esatto. Una guerra, basta. Siamo belli impegnati. però sì, io mi sono divertito parecchio e i personaggi mi sono piaciuti tutti, quindi sono... Quando facciamo la pausa dobbiamo tirare fuori quello di Fumble sui vecchi nella casa di riposo per fare un po' di relax. Effettivamente. Viene, si chiamava qualcosa Hux. Sì. Vabbè. Posso dirvi che tra l'altro questa roba qua finale dei due tizi... per il pubblico. Ah, ok. Per il pubblico è pesantemente ispirata a una delle avventure che hanno fatto uscire nel manuale di avventure di storia, solo che l'ho deciso nel mentre che stavamo giocando, cioè io c'avevo quell'avventura lì di storia, no? Nel mentre che voi stavate facendo le varie robe, no? E ho detto, prima mi sono inventato la gara di poesia, no? Qui parlano proprio di poesia, eccetera. È interessante, vediamo cosa succede. Ho detto, c'è una fratellanza dei vermi, c'è un... proviamo. E quindi, insomma, così, magari se interessasse, insomma, quelli del pubblico, che c'è il manuale, è uscito il manuale, ma c'è anche un manuale di avventure, abbastanza interessante. Comunque. E sarebbe l'Lore Book o c'è un altro manuale? No, è proprio, si chiama proprio Adventure Book, mi pare, l'hanno proprio chiamato, è proprio un manuale di avventure dove vari stretch goal, no? C'è proprio anche un'avventura del rosso, per dire, ci sono comunque delle avventure di un po' di... c'è anche una di Rico e insomma, dei due, esatto, Rico e Simone, esatto.
per dire, quindi comunque è una raccolta interessante. Ottimo, in realtà. Avete qualcos'altro che volete dire riguardo i vostri personaggi? Insomma, magari qualcosa... Non ve l'aspettavate, vero, il cambio di accento quando si parla a voi? Io, infatti, bellissimo. Un sacco di accenti in questo gruppo. Un sacco di accenti strani. Ma... no, tanto fighissimo anche. Tanto roleplay, bello, bello, bello. No, che con gli altri in realtà non si è fatto, anche perché poi alla fine forse l'unico un po' particolare dall'altra parte... E a parte Guzzante, l'unico altro era il pipistrello. Poi in realtà... Sì, Aurel. È vero, è vero. Ti avevo chiesto prima per dire quanto se partecipava anche Boccaccio, perché se partecipava lanciavo la bomba ancora prima dell'inizio. Provavo a farli litigare. Ah, ma Boccaccio, tu mi hai detto che quella non sa fare un cazzo. Boom. Okay, ho detto non partecipa. Va bene, ok. No, però alla fine si sono menati da stessi. Fantastico. È un furbone. Spettacolare. Non a caso è nemmeno la fratellanza di Vermi lo vuole, voglio dire. Quindi, insomma. È tutto un dire, è tutto un dire. Porca miseria. Pensa un po'. Pensa un po', esatto. Pensa un po', pensa un po'. Bene, dai. Il Barbagianni come sta? Io lo so. Scopriremo nella prossima sessione. Scopriremo il Barbagianni. Il Barbagianni ti è rimasto qui, Secondo me verrà calpestato, secondo me. Ma signori, sta male. Commentato. Sarà più fomentato, secondo me. Anche secondo me, anche secondo me. Secondo me è il primo che si butta nella mischia a menare qui. Il primo. Con le, dar le beccate, no? Proprio. O con gli artigli. Comunque. Mi ricordo quando si era la storia, no, ma si combatte poco in storia. Mm-mm. Una sessione guerra, la seconda sessione dal via una rissa. Va bene, finiremo bene, signori. A posto, a posto. Si comincia bene, si comincia bene. Ci sono dei commenti, invece c'è qualcosa, insomma, qualche domanda a cui dobbiamo rispondere, roba varia? No, in realtà c'è stato un po' di commento all'inizio, c'è stata incomprensione sui nomi dei personaggi. Ah, ok. Chissà come mai... Iniziano tutti con la A, porca miseria. Sì, beh, effettivamente. Questo gruppo A così tanto A. Intanto faccio girare i social. In realtà hai detto Ryan, non perché volevi darci il nome finto, ma perché non volevi chiamarti anche tu con la A. Esatto, esatto. Beh, dai, allora vi direi che, ragazzi, se vi siete divertiti con noi, quindi grazie, insomma, di essere stati tutto il tempo, e speriamo di avervi anche alle prossime volte, anche perché dalla prossima sessione proseguiamo proprio da qui e vediamo come questo gruppo raffazzonato si comporta in questa situazione. Potrebbe anche essere semplicemente ci leviamo di torno. Questo poi lo vedremo. Io starò al banco probabilmente a ubriacarmi per dimenticare la clamorosa e bruciante. Esatto. E mi raccomando, se ci seguite sui social, vi teniamo aggiornati su qualunque cosa succeda. Per esempio, visto che sia io che Fausto abitiamo in luoghi decisamente moderni e ben forniti da qualunque da Dio. Servizio, potrebbe succedere qualunque cosa in ogni momento. Quindi state aggiornati. Quindi, la prima fiamma vi piacerà anche sicuramente anche la prima fiamma live. Esatto, esattamente. Già, quindi... ti sei bloccato, hai laggato nella posizione migliore. Messo così. Esatto, ho messo lì, sì. Ecco, appunto. Appunto. Quel meme, no? Esatto, quello messo così. Fantastico. Solite cose, seguiteci su Facebook, Instagram, esatto. qua su Twitch, ovviamente su YouTube. Esatto. La campanella per ricevere le notifiche dei nostri video. Madonna, quanto mi gasa tutte le volte dirlo. Esatto. Unitevi a Discord, così magari giochiamo insieme. E vi unite anche per giocare con noi a Fabula nella live, esatto, di campagna. Giusto. Andate a seguire la nostra disegnatrice, di cui vedete il link qui, credo. Sì, lì sotto. Con 5 secondi di ritardo. Qui sotto, esatto. E forse arriva, vi dico se era dalla parte opposta. Sotto di te, sono l'impressione. C'è un po' di delay. Sì, sì. No, ho sbagliato, era dall'altra parte. Bravo, grazie per aver ingredito qua sotto, è più facile. Di cui che ci ha fatto anche qua i disegni, anche qua sono 2 personaggi su 4 di quelli che avete visto, ma nella copertina sono tutti rifatti da lei, che vedrete su YouTube ovviamente. Non penso ci sia altro da dire, no, ci vediamo la prossima settimana. Ci vediamo la prossima settimana. Alla prossima. Buonanotte, ciao a tutti, ragazzi. Buonanotte, ciao. Grazie ancora, ciao.